solo dolore, che non, vuole, non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere, cioè, morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata, cioè, nessuno ha salvato nessuno di loro. È morta in diretta e nessuno l'ha salvata. Sono queste le parole forti della mamma di Patrizia, la ragazza di 20 anni che ha perso la vita venerdì 31 maggio, travolta insieme a Bianca e Christian dalla piena della Natisone, arrivata all'improvviso. Non ha avuto il coraggio di vedere i video, però si chiede se sia stato fatto il massimo per salvare quei ragazzi. A queste domande piano piano le indagini proveranno a dare una risposta. Nel frattempo resta solo il ricordo di una ragazza di 20 anni che amava la vita, sorrideva e sognava di fare l'architetto. Resta anche però la speranza che queste morti non siano state vane. Io volevo non giustizia, ormai a me non mi fa né caldo né freddo. L'unica cosa che io preferirei è che i nostri bambini non sono morti in vano, che magari cambiano un po' le leggi, che sono più pronti a salvare. L'unica cosa, solo quello, che magari più pronti, quando vedi che è in pericolo, non aspetti approvazione, non aspetti niente, ti vai a salvare le tre perché vite. Che non succeda più. Quello che non succeda più, una cosa del genere. Dei soccorsi, cosa volevo, posso dire? Secondo me si poteva salvare? Secondo me sì, ma lei si poteva salvare anche da sola, perché mia figlia l'ho portata anche a imparare a nuotare, perché ho detto sempre, se vi trovate in una piscina, al mare, devi sempre sapere tirarti a galla. Lei sapeva nuotare. Ma la figlia ha aspettato Bianca che non sapeva nuotare. Sì, che non sapeva nuotare la sua amica. Allora lei aveva un cuore grande per tutti, allora lei non poteva... Secondo me si poteva fare di più, adesso non troppo presto per dire, non ho guardato i video perché non ho avuto il coraggio. Io prima foto che ho visto è quella dove sono loro tre abbracciati, il resto non ho più guardato, che ho visto mia figlia che tenevano le altre due. Il resto non ho guardato per dire si poteva o no, ma ho visto la foto sui sassi quando era tutto asciutto, che lei con il telefonino in mano, che secondo me è lì che lei ha chiamato, ha capito il pericolo. Forse si poteva, forse era il destino, non so cosa credere, non voglio. Io voglio solo ringraziare chi l'ha cercata, ringrazio Dio che me l'hanno trovata, che almeno posso piangere sulla sua bara. E spero che ci dà la forza di sopravvivere per l'altra piccola. Patrizia e Bianca nella camera ardente sono vestite da sposa, come vuole la tradizione ortodossa, per prepararle al loro ultimo viaggio verso il cielo, e intanto torneranno a casa loro. In Romania resta il ricordo di due vite spezzate troppo presto, e mamma Micaela si terrà almeno il ricordo della sua Patrizia, nella speranza di trovare la forza per andare avanti e crescere anche l'altra figlia più piccola. Bravissima figlia. Siamo stati orgogliosi di lei, era la nostra gioia, il nostro tutto. Lei andava a lavorare, andava a studiare, andava a divertirsi, sapeva dire mamma ti amo. Ogni giorno che mi mandava i messaggi su WhatsApp, mamma ti amo, ti voglio bene, mamma. Cosa posso dire? Ho perso la mia figlia e non me lo porterà nessuno, perciò io me lo ricorderò così come era, la mia Patrizia. Com'era Patrizia? Una gioia e un angelo. Allora, ben trovati a Ring questa sera, come è ovvio, giusto che sia, non parliamo di politica, ma siamo qui nella giornata in cui il Friuli, questo territorio che ha amato, visto crescere, che si è unito in una comunità vera e forte, in una, anche in una sorta di Spur River, messaggi continui, solidarietà a queste famiglie che sono state sconvolte da una tragedia immensa che ha colpito tutti noi, siamo qui a parlarne, anche per vedere e tenere accesa la speranza mentre tuttora si continua a cercare Christian. Lo facciamo nel giorno in cui questo territorio ha dato il suo addio a Patrizia e Bianca, che hanno preso adesso la strada verso la Romania insieme ai parenti. Avete sentito in queste parole che hanno colpito tutti noi nella giornata di ieri, Micaela e il papà di Patrizia. Dire poi una frase che è veramente come un colpo: è morta in diretta, nessuno è riuscito a salvarla, nessuno
la salvata, e tutti noi ci stiamo interrogando da giorni e giorni: si poteva, potevano, non ce l'hanno fatta, il panico, i soccorsi, i soccorritori che a decine e decine sono al lavoro tutti i giorni, dall'alba fino al tramonto, con tutte le tecnologie, i droni, gli elicotteri, ovviamente con tutti i mezzi possibili. Ora, noi dobbiamo parlare un po' di tutto quello che è accaduto. Adesso vi presenterò gli ospiti. Nell'ultima parte cercheremo di imparare ancora di più che cos'è il natisone. Lo faremo con un docente universitario, il professor Petti, che è docente di idraulica e ci racconta la portata, le caratteristiche, un po' tutto quello che abbiamo, che chi abita vicino al fiume conosce, la pericolosità che si conosce e a volte può non bastare, gli avvertimenti, tutte le cose ovviamente che poi tra l'altro sono anche oggetto di un'indagine che sapete è stata aperta per omicidio colposo. Allora io saluto e ringrazio gli ospiti, a cominciare da Emanuele Sergi e Alessandro Fiermonte in regia. Comincio, come sapete, da Alberta Forgiarini, che è corrispondente della TV romena. Buonasera Alberta, buonasera, grazie per essere con noi. C'è al suo fianco Gianni Marcuzzi, che è un sub esperto, conosce molto bene il natisone, credo si sia immerso anche recentemente, avremo anche le sue immagini, credo siano proprio sue quelle che abbiamo, dopo le vedremo. Grazie a Nicola Angeli, che è direttore di Union Today, buonasera, ben trovato. Ciao Ferdinando. Ciao Nicola. E saluto Fausto De Ganutti, direttore dell'Accademia delle Belle Arti Tiepolo, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Patrizia aveva sostenuto un esame quella mattina proprio del venerdì, abbiamo, grazie anche direttore delle sue testimonianze in questi giorni. Attendiamo il sindaco De Sabata e vedete il nostro Omar Costantini, che buonasera, costantemente da giorni e giorni in diretta racconta quella speranza ancora in questi momenti, e ha vissuto anche quelli più dolorosi del ritrovamento del corpo e delle due ragazze. Omar, tu tra l'altro abiti lì vicino. Sì, abito e conosco no? Molto bene il fiume Natisone. Allora, oggi è anche un modo, dicevo, nel giorno del saluto e tante altre cose, compresa l'inchiesta, tutto quello che è successo un po' negli ultimi giorni, per fare iniziare a tracciare un bilancio. Tutti vi hanno messo sempre in guardia, no? Da quel fiume. Raccontaci un po' la tua esperienza, la tua vita. Cioè, no, abbiamo sentito, ho intervistato decine di persone che sono venute spontaneamente, perché ho detto una comunità che si è stretta, perché hanno sentito di dover andare anche alla camera ardente a salutare le due ragazze. No? Questo è vero. E tutti dicono, io mio figlio l'ho detto, l'ho insegnato tante volte, glielo ho ridetto anche in questi giorni, no? Perché? Cos'ha quel fiume? Beh, innanzitutto ricordiamo che il Natisone è un fiume con caratteristiche di torrente, nel senso che è un fiume per modo di dire, però nello stesso tempo bisogna fare massima attenzione proprio per la sua pericolosità per chi non lo conosce, perché in caso di maltempo o di piogge intense c'è il rischio di trovarsi all'interno dell'alveo e essere colpiti, come purtroppo è successo a questi tre sfortunati ragazzi, da questa ondata di piena, non proprio eccezionale, va detto, perché non era un'ondata di piena di quelle eccezionali, però chiaramente quando ti vedi arrivare questo muro d'acqua all'improvviso, può capitare a tutti di andare nel panico, no? E la sfortuna è stata che quei ragazzi si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché è proprio il punto più delicato del fiume, dove praticamente anche per i soccorsi, abbiamo visto le immagini, insomma, susseguirsi, anche quelle che abbiamo mandato in esclusiva oggi durante Friuli in diretta, dove praticamente gli stessi soccorritori, che sono arrivati celermente, possiamo dirlo, hanno tentato in tutte le maniere di poter salvare questi tre sfortunati ragazzi. Purtroppo, ripetiamo, l'acqua quando arriva non è che ti suona il campanello oppure ti dice scusa, fai pure il tuo lavoro. C'è stata una concausa che purtroppo ha portato a questa tragedia. Tu mi hai chiesto che cosa vuol dire andare sul Natisone in quel punto. In quel punto io ci andavo da ragazzo quando avevo tranquillamente 10 anni. Cresce con quel fiume. Certo, si andava quando non si frequentava le spiagge classiche, cioè Grado piuttosto che Lignano o Marina Giulia, tanto per fare tre nomi, si andava proprio sul Natisone, proprio in quella famosa Premariaco Beach a Casali Potocco, per passare una giornata con gli amici. Chiaramente c'era una regola, nel senso che ti dicevano chiaramente, quando ero con i miei genitori, ma anche da soli poi si impara, si arriva fino lì.
poi da lì non andare. Perché? Perché purtroppo, come ho detto, c'era quel punto famoso all'intersezione dell'attraversamento di questo canyon all'altezza del Ponte Romano, dove si formano gorghi improvvisi con rischio di essere risucchiati, perché se non sei un nuotatore esperto chiaramente rischi veramente la vita. In quel punto lì c'erano già state tragedie di gente anche che aveva una certa esperienza, e sicuramente il signor Marcuzzi ci racconterà bene poi nei dettagli. È stato quasi un mio paesano, fu vittima nel 91, fu addirittura ritrovato 2 o 3 anni dopo. Ci dicevano: vai pure, però non superare quel confine. Qua fai la nuotata, vai anche a tuffarti se vuoi, facendo la massima attenzione dal famoso, come dicevo, noi li chiamiamo i 2 creti del fiume Natisone, dove proprio sbuca poi l'altezza della cosiddetta diga. Cioè nuota, ma vicino a Primaria Cobice, no? Come non dici, allontanarti. Non troppo. Avvicinarti a quel punto là. Quel punto in cui diventa, perché lì è pericoloso. Una autostrada di acqua. Ecco, noi praticamente tutti noi ragazzi sapevamo che si poteva arrivare fino lì, poi da lì non superavi il confine. Era un confine virtuale, però sapevamo che da lì non si doveva andare, cioè proprio evitare di passare in quel tratto lì. Alberta, voglio coinvolgerti, ovviamente sentiamo tutti anche nelle vostre emozioni, i racconti di questi giorni. Cosa hai raccontato oggi alla TV del tuo paese, del paese di origine dei ragazzi? Per prima vorrei dire che ieri che abbiamo intervistato i genitori, sì, di Patrizia, e poi io ho fatto un'intervista anche in lingua romena, e la mamma mi ha detto che la figlia più piccola, la sorella di Patrizia, era appena andata con lo zio a comprare il profumo preferito di Patrizia, perché voleva che avesse il suo profumo per tutta la vita. Sì, diciamo che sono delle testimonianze che per noi giornalisti sono dure, perché dobbiamo essere, non dobbiamo essere toccati, diciamo, da queste cose, però anche oggi abbiamo visto 9 preti che sono venuti, c'è stato anche il vicario dell'Episcopia ortodossa romena in Italia che è venuto da Roma per questa messa. E ho visto anche i genitori, anche la sorella di Bianca, che erano molto toccati, cioè è normale. Poi ho sentito certo anche i rumeni che sono venuti, alcuni conoscevano le ragazze, alcuni no, avevano visto la notizia. E, certo, alcuni dicono magari si poteva fare qualcosa di più. Per essere soccorsi, certo non lo possiamo dare noi, no? Queste soluzioni, queste interpretazioni. Sì. Senti, ti ha colpito, ecco, guarda, amici, non solo, perché l'abbiamo detto, ne abbiamo intervistati, guardate, non so quanti in questi giorni, i cittadini comuni, ecco, voglio definirli così, no? Che è stata una bella prova della comunità. Sì, infatti, come lo vuoi definire? Anch'io ho raccontato in Romania che... Come l'hai raccontato tu? Che ho visto tanta solidarietà qui da parte degli italiani, perché almeno io, magari c'è stato qualcuno che ha commentato, non so, delle altre cose, però ho sentito tanti che dicevano, non facevano la differenza, sono romeni, sono italiani, esatto. Esatto. Erano dei ragazzi e era una tragedia, non importa che appartieni ad un'altra nazione, a parte il fatto che Patrizia era, diciamo, italiana perché era nata qui. La mamma mi aveva detto che dopo aver finito la scuola pensava di ritornare in Romania, perché a lei piaceva tanto Romania, aveva infatti degli amici anche in Romania, anche qui. E per questo ci andava spesso anche per le feste, no? Natalizie, era andata in Romania. E, sì, ho visto che c'è tanta vicinanza a queste famiglie, e ho visto anche quelli che hanno cercato le ragazze e cercano anche i Christian, che non mollano. A me sembra che sì, la gente ci mette di tutto per riuscire a portare a casa Christian. Ci fate vedere la cerimonia di oggi, in cui insomma, qualche immagine stiamo già vedendo, ma il servizio di Giorgia Bortolossi,
Ecco qui la foto, insomma, la vediamo in preview delle due ragazze di Patrizia e di Bianca. Appena possibile, così, ecco, grazie, e poi coinvolgiamo anche Nicolangeli. Vediamo. Le contate la viaggia, insieme a gioia d'arci, più le sai per viaggia, insieme a da potere, se fatto giudicate. Mamma Micaela rimane per tutto il tempo con lo sguardo sulla bara della figlia Patrizia, come se le parlasse, come se le raccontasse quello che sta accadendo attorno a loro, quell'incredibile ondata di affetto, forte, più forte della piena del natisone che li ha travolti. Accanto a Patrizia c'è Bianca, con mamma, papà e sorella, uniti nel dolore e insieme nell'abbraccio che il Friuli ha voluto dare alle vittime di questa tragedia. La camera ardente gremita di semplici cittadini, molti appartenenti alla comunità romena friulana, ha fatto fatica a contenere le persone presenti. Molti hanno seguito il rito da fuori, rito che è stato presieduto dal decano della Chiesa Ortodossa Romena del Triveneto, padre Florian Kerekes. In questo momento sappiamo di non essere soli, che la famiglia di questi figli non sono sole perché il Signore risorto è con loro. Ed è proprio il Signore risorto che con la sua parola ci invita a agire e vivere questa nostra esistenza con fiducia e con speranza. C'era anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, a testimonianza che religioni e culture, riti e lingue si sono fuse nel dolore in un'unica comunità che soffre. Tante anche le autorità presenti, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, la comunità di Campoformido, dove risiedeva la famiglia di Patrizia e dove è stato proclamato il lutto cittadino, il procuratore Massimo Lia, il prefetto Lione, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Patrizia e Bianca vestite da sposa, sopra le loro bare le immagini che le ritraevano in vita, giovani, belle e sorridenti, in contrasto netto con il silenzio, la tristezza e il dolore che hanno riempito la camera ardente. Alla fine infiniti abbracci, pensieri di cordoglio e di vicinanza. Micaela li ha ascoltati uno a uno, una parola per tutti, a momenti un sorriso. Forse racconterà ancora tutto questo a sua figlia nell'ultimo viaggio, quello verso la Romania. Allora, sono le 21:18 in questo momento, vi ricordo, ma ho già visto, sono anche messaggi, commenti al 375-645-8500. Saluto e ringrazio Michele De Sabata, che è sindaco di Premariacco. Grazie sindaco per aver trovato la forza anche lei di essere con noi questa sera. E, ci sono novità? Solo logistiche purtroppo, e domani mattina si riparte. C'è un sacco di impegno da parte di tutti, abbiamo la certezza che fino a domenica si andrà in oltranza, quindi si parla di 80 persone sul campo. E oggi ho parlato con tutti quelli che sono dietro le quinte, c'è un lavoro enorme, davvero fanno un grandissimo lavoro, al netto delle polemiche, fanno un grandissimo lavoro e sono meritevoli davvero, fanno un lavoro encomiabile. Oggi si parlava addirittura di cani, i cani manicolari non ce la fanno, quindi portano altri tipi di cani. Non ce la fanno perché? Perché è impervio, per cosa? Sì, sì. E quindi adesso hanno portato altri tipi di cani, poi noi abbiamo il soccorso alpino lì proprio in zona, e quindi sono quelli che possono guardare il fiume, vanno dall'altra parte, però non hanno nulla da usare, quindi i manicolari non servono. È brutto da dire, ma adesso sono arrivati i cani, quelli che sentono i cadaveri, no? Perché stiamo cercando un sopravvissuto, ma si cerca a 360 gradi. In questo momento qua ci sono delle ruspe in campo, ci sono i pompieri che non si vedono, ma ci sono, perché spostano tutto quello che è un fiume come il Natisone con una media piena, perché questa non è una piena, questa è una media piena, ha portato a valle, quindi noi conosciamo molto bene, Omar è anche uno che frequenta i luoghi, sa che ogni volta che c'è una piena ci sono tonnellate di detriti, che dal legname a quelli lapidei, e quindi soprattutto quelli in questo momento qua stanno spostando quelli di legno, perché non si riesce a capire ancora perché non lo troviamo, no? Le risposte sono due, insomma. Sì. O è sotto o è sotto qualcos'altro. Ovviamente stasera mi scuso per il ritardo, ma ero con Rado, suo fratello, che lui lo vuole vedere vivo, è convinto che è vivo. È lì, vero? Sta tormentando l'anima, e oggi mi sono tre lacrime, perché lui farebbe esattamente quello che farei io, probabilmente quello che faresti te. Tuffarsi. Sei in un paese straniero, non parli la lingua, tuo fratello non sai dov'è, e diventi matto. Sei un leone in gabbia, sta,
sta tormentando tutti i pompieri, tutto quanto, continuava a dire oggi no, non fate nulla per mio fratello, no? A momenti di disperazione, a momenti di tensione, davvero anche oggi alle famiglie che portano sui due feretri le due ragazze, gli ho detto buon viaggio, fra virgolette, vi aspettiamo di nuovo a Udine perché torneranno a Udine. Era la mia grande desiderio di mandare su anche Christian con loro, non ce l'abbiamo fatta e domani ripartiamo. Davvero per Maniaco c'è una cappa, c'è un velo che ci copre e siamo tutti quanti lì che stiamo aspettando un qualche cosa e ci affidiamo solo a loro. 80 persone che ogni mattina arrivano, fanno i giri, ormai ho parlato con la PC, la PC sta facendo più volte, anche quei stessi settori, uno ti chiede ma hai già fatto, no, non c'è, andiamo avanti, no? No, perché il fiume gira, il fiume lavora ancora, adesso finalmente abbiamo finito, non piove più, quindi l'acqua calerà, diventerà più chiara, oggi i sommozzatori hanno fatto un ottimo lavoro, domani lo faranno ancora migliore, sono 7 sommozzatori. Guardate, hanno schierato, sono commoventi, Omar era sul campo e ha provato questa esperienza, a parte che lui è veterano anche di questi eventi drammatici, però davvero vedere queste persone qua, io ho avuto il piacere di parlare col pompiere che ha tentato il salvataggio. Adesso vedremo il video, infatti, tra l'altro non so se... Ho parlato con un sacco di persone che si sono guardati negli occhi con i ragazzi e queste immagini non le porti più via. Io oggi ho chiesto al mio parroco e ho chiesto anche al vescovo che era presente a Udine se per piacere anche loro si possono concentrare su un'immagine che non è quella cattolica, ma è quella che potrebbe essere un emblema per tutti quanti noi, quell'abbraccio finale, no? Che è un gesto, esatto, che è un gesto molto tecnico, perché è il pompiere che glielo dice, fatelo perché fate massa critica nei confronti della piena, no? Poi noi lo lasciamo andare. È il vigile del fuoco che urla. Che glielo dice. State stretti. Sì, perché altrimenti questo, se ne vanno. Perché, questo è un dato interessante. Perché le ragazzine, bellissime, sì, lasciatemelo dire, bellissime, hanno anche un peso specifico molto leggero. Se restavano uno, se ne andavano prima delle 14. Facendo questa massa critica, dà anche quest'ultimo consiglio al pompiere, prima di buttarsi e rischiare la sua vita, state insieme. State possibilmente più possibilmente assieme per fare massa critica contro la corrente. Però io voglio che mi piacerebbe molto che quell'abbraccio che stiamo vedendo in questo momento diventasse un'icona, non solo per la tragedia non si sviluppi più, ma che diventi un'icona anche per noi che viviamo in un mondo un po' feroce, di solitudine, che ogni mattina ci arrabbiamo perché il gatto... Guardi, sindaco, volevo chiederglielo più tardi, ovviamente, e non ricordo se Omar nelle tantissime ore di diretta gliel'ha già chiesto, però, come immagino, l'altra mattina un telespettatore ha lanciato questa idea e l'ha raccolta in decine di persone, cioè una statua, che diventasse un'immagine, ed è troppo presto, non è neanche carino, diciamo, no, in qualche maniera, discuterne ora, però... diventa un monito, un ricordo delle vittime della Tison, non delle due ragazze, io dico due ragazze. No? Ci sarà il tempo per anche pensarlo. Anche per tutti, no? E anche un avvertimento, perché attenzione, qui è pericoloso. Ci sarà il tempo per pensare a questo, non nego, non ti nego, che durante la notte queste cose qua mi passano per la testa e vorrei anch'io che quella immagine lì diventasse non una tragedia, ma diventasse un segnale di speranza e ovviamente anche un monito per chi arriverà lì. Ma non è un problema, il Natisone non ha mai ucciso nessuno con le piene. Hanno fatto atti di suicidio, oppure sono rimasti un sommozzatore sotto, dei ragazzini, delle congestioni, i foresti come li chiamiamo noi, c'è gente che arriva, il fiume è molto freddo. Se tu ci pranzi e vai dentro... 4 gradi mi diceva Gianni, anche no? A gennaio era? 4 gradi a gennaio. Solo che noi che siamo temperati ci buttiamo col panino in bocca nell'acqua. Il Natisone non è un killer, il Natisone è uno dei fiumi più belli che io possa conoscere. Quel tratto lì è uno dei posti più belli in assoluto dove tu puoi fare una fotografia e vederlo. Ci puoi andare con la canoa ovviamente, non puoi andare a farci il bagno con la papera o con il cigno viola, no? È esattamente un posto che è meraviglioso.
anni che ce lo siamo divisi, no? Il comune di Butrio a sinistra, noi a destra, le comunità hanno vissuto su quel fiume ed è un fiume meraviglioso che infatti cerchiamo anche di valorizzarlo. Ci sono anche dei progetti molto importanti, sì, sappiamo, su questo sappiamo. Fiume. Okay. Detto questo, in questi giorni qua mi fa arrabbiare anche a me il mio fiume, perché io ci abito su quel fiume. E la mattina quando mi sveglio lo guardo di brutto, no? Perché dico... Ci parla lei. Sì, ci sono tre morti, adesso due li abbiamo tolti, però mi fa arrabbiare quel fiume lì. Però quel fiume lì è la bellezza, è uno degli angoli più belli del Friuli. Ripeto, guardo di fronte a me, guardo Omar, chi conosce il territorio. In questo momento qua viene massacrato perché quella fra l'altro non era neanche una piena. Ho provato ai tuoi colleghi di tutta la stampa, dalla Repubblica, in giro per l'Italia, dicendogli mi mando le foto, questa è la piena del Natisone. La piena del Natisone è un'altra cosa. Mi permetto? Sindaco, scusami Berta. No, io vi chiedo scusa perché ho parlato di getto, perché io sono fatto così. Poi... stavo per dire l'esatto contrario, cioè nel senso... Non ho i tempi televisivi. Dica quello che vuole perché siete tutti diventati uomini, donne, simbolo in questi giorni, lei poi in particolar modo, e quindi so che avrà voglia anche di dire tanto. No? Quindi, scusami Alberto, avevo detto anche a Nicola, così finiamo il giro, coinvolgo tutti. Cosa porti nel cuore, cioè, dopo tutto quello che abbiamo vissuto? E porto nel cuore l'immagine, che poi è la cosa che ci rimane e fa in modo... non voglio strumentalizzare la cosa, che però noi siamo qua stasera, perché come ricordava Omar prima... ci sono altri precedenti di persone, diceva giustamente il sindaco, il fiume non uccide e si muore per altre dinamiche, per congestione, per altre cose, però nessuno di noi, tranne i locali, avrebbe memoria ha memoria di chi è morto prima. Di questi tutta Italia ha memoria, o anche tutta Romania, o buona parte di mondo, diciamo, della informazione occidentale. La notizia è arrivata anche nella Moldavia. Anche Moldavia. E credo, e anche, giustamente anche la Moldavia, per comunanza di lingua, che anche a voi siano arrivate all'inizio rimostranze. Perché dovete far vedere le immagini? Perché dovete diffondere i video dei ragazzi? Poi ognuno li ha gestiti professionalmente come meglio pensava. Perché ci aiuta ad elaborare la situazione, a testimoniare e a fare in modo con maggiore forza che queste cose non accadano più, perché altrimenti non è il metodo non migliore, è ingiusto non occuparsene e non far vedere queste cose. Credo che anche te siano toccati situazioni del genere, perché fai vedere il video dei ragazzi che si abbracciano, siete disgustosi, siete sciacalli? No, è l'immagine che fa in modo che questa situazione venga gestita in questo modo. Poi il pensiero che va a Bianca, che non sapeva notare, guardate questa immagine, tra l'altro oggi, stasera il sindaco ci ha svelato un altro dettaglio, e sono stati vigili del fuoco a dire ragazzi stringetevi un abbraccio per fare maggiore resistenza, e guardate, quando diciamo un monito o un insegnamento o trarre una cosa positiva da una tragedia, ed è già orrendo utilizzare questa espressione, ma l'ha utilizzata Michela, la mamma di Patrizia, lo ricordo ancora una volta, è anche questo, cioè sappiate che nel caso in cui stringetevi, trovate un modo per, stupidaggini certo, però anche questo può essere un insegnamento. Non esiste, non esiste una palestra dove si va a fare queste prove, no? Esattamente. Mentre tu per il lavoro vai a fare la prova antincendio e spegni con l'estintore un braciere, no? E hai il patentino che sei diventato pompiere, per farla brutta, no? Certo. Questo, non esiste questa palestra qua. Da questa palestra io al ministro gli ho chiesto questo, lui comunque vive in una regione importante, ma quando noi in Friuli io mi sono definito il figlio del terremoto, no? Perché poi io da quel giorno, dal 76, a scuola mi facevano fare le prove, no? Certo. Per fuggire dal terremoto. Poi, come sempre, quando capiterà, magari vai dall'altra parte, perché siamo tutti quanti figli anche del quando c'è il ghiaccio non mettere il piede sul freno, no? Poi sì, alla fine l'ho ascoltata quando ha detto questa cosa, è verissima. Ma poi alla fine poi freni, tiri un dritto, meraviglioso. Questa cosa qua, chi la insegna a chi? Come si fa a fare una palestra di questo tipo qua? Questa cosa qua arriva dal cuore del pompiere che dà un suggerimento tecnico. Ovviamente ci sono tutta una serie poi di cose da attuare, è chiaro che in questo momento qua serve solo un aiuto dall'alto, no? Ma lì saranno loro che dovranno fare tesoro di questa tragedia. Oggi i genitori, soprattutto uno dei due familiari, sono stati sconvolgenti. Il papà è stato... io piangevo, lui mi confortava. Pensa mi ha detto... Pensa a te. A me delle polemiche non me ne frega niente, mia figlia non mi torna. Esatto.
Ora, voglio portarla in Romania, poi torneremo in Friuli e ne riparleremo. Mia figlia non me la tornano, ma era di una lucidità. Io ho detto, o non stai bene o sei veramente un fenomeno, perché ha metabolizzato il dolore, il lutto, in una maniera forse quella più perfetta. Io ho la fortuna, perché fra gli 80 che ci sono là c'è anche uno psicologo, no? Che ha dovuto, certo, lavorare sia con quello della protezione civile che ha trovato il primo, guarda, cadavere. Scusi sindaco, quella frase, vai perché ti mandano, sì, Omar, nella tua, sì, intervista, è, sì, qualcosa che davvero ti taglia le gambe. Cioè quando l'esperto di protezione civile dice questa cosa al microfono di Omar, è la persona che ha trovato Patrizia, no? Poi mi sembra, certo, delle due, anche quella di una potenza che poi ha un sottointeso meraviglioso. Ripeto, io che abito lì ci ho fatto qualche chilometro su e giù nel mio settore dove abito io, no? Che è uno dei più tranquilli, cioè è andato a cercare anche lei in prima persona. Cosa devi fare, certo, stesso? Guardare le stelle, sei lì, vai a una passeggiata e dentro di te hai un pensiero, no? Se lo trovo, se li trovo, se trovo qualcosa, cioè, vai a cercarlo, vai a cercare qualcosa per trovarlo. E poi ti domandi, se lo trovo? Questo. Mi mandano a cercare qualcosa, però è il tuo compito, no? Che questa è la psicologia un po' difficile poi da analizzare. Lui va perché lo mandano, sì, è vero che lo mandano, ma sai dove stai andando? Stai andando esattamente a cercare una persona e quando la trovi, che dovrebbe essere, fra virgolette, no? Il momento topico della tua giornata, cioè hai un compito, vai a farlo, trovi, lo so, per assurdo dovresti essere soddisfatto, capiamoci bene, no? Sì, chiaro, sì, non soddisfatto, però hai raggiunto il tuo scopo, è il momento più drammatico. E se uno preparato ti risponde poi che ha bisogno di fare una chiacchiera col psicologo, sì, e lo vedi quando poi intervista Omar, è ancora un po' scombussolato, no? Sì. Poi il bello della psicologa mi parla di me, perché poi io con lei scambiavo delle parole, sì, perché lì abbiamo tante ore vuote, no? Perché poi sembra che nessuno faccia nulla, però sei lì che lui per il suo mestiere, noi per altre cose, ma passa il tempo, passano le ore. Sto parlando col psicologo, a un certo punto, dopo 10 minuti che mi parlava, gli ho detto, devo pagare fattura alla fine della storia, perché mi stava facendo una cura pure a me, no? Ma perché anche lei è provato. Perché quando io gli ho detto dei social che ho, sì, che ho la vestia addosso, lei mette, sindaco, mi dica una cosa, mi ha fatto una serie di domande, ho capito. Non ne voglio parlare, ci vuole rispetto per questi ragazzi, siamo tutti bravi a parlare, il 50% dei friulani non solo frequentano il Natisone, dicono. Allora, chiedo scusa al direttore Canutti, a Gianni, adesso coinvolgiamo anche voi. Avete in animo di trovare qualcosa per ricordare Patrizia, anche perché abbiamo detto, raccontato anche i vostri studenti, i suoi studenti sono sconvolti, no? C'è stato bisogno anche del supporto psicologico anche per loro, credono in queste ore di un colloquio. Beh, lunedì, ma già da venerdì, tutti quanti eravamo, come l'ho già detto in qualche occasione, quei ragazzi lì rappresentano i nostri nipotini, cioè come se fossero i nostri figli, i nostri nipoti, che noi, soprattutto Patrizia, la vedevamo ogni giorno, perché frequentava l'Accademia. Venerdì mattina, non più tardi delle 9:15, ci eravamo salutati nel corridoio. E pertanto anche la comunità, il gruppo di comunità della classe, sono rimasti lunedì mattina, quando è arrivata la psicologa, non avevano neanche più lacrime da versare. Guardi, ha ragione il nostro sindaco, su di noi c'è una cappa di dolore indescrivibile, siamo un comune in lutto, scrivono gli SMS. Prego. Sì, sì, il dolore è stato ed è tuttora un dolore che non è facile da neanche da metabolizzare in questo breve periodo di tempo. Anche perché poi pensi a chi è successa questa cosa. Patrizia era una ragazza che, dedita allo studio, sempre presente, sarebbe diventata sicuramente una grandissima professionista, era una fotografa straordinaria, aveva in testa di fare quel tipo di lavoro. Non perdeva occasione per essere curiosa di quello che stava facendo.
ti capita una cosa di questo genere qua, è una cosa che non puoi, non la puoi neanche capire. Infatti, parlando prima, dicevo, no, se tu fai la somma dell'età di tutti e tre, sono 67 anni, che praticamente, no, è un numero di anni minore del nostro, no? E pertanto non riesci a capire se devi metterci dentro la rabbia, certo. No, non sai cosa fare perché sei impotente davanti a una cosa. Visto che conoscevate bene Patrizia, aveva una passione appunto anche per la fotografia, quindi magari anche proprio per il natisone, più di qualche foto? Probabilmente sì, noi non sappiamo per quale motivo era finita lì. No. Abbiamo saputo dopo che andava lì a fare delle fotografie. Io l'ho chiesto oggi. Ecco, guardi, una domanda forse ingenua, con dei salvagente sarebbe potuto andare in un altro modo? Sappiamo, fermi che dopo magari proviamo anche a parlare di... Sindaco, le chiedo una battuta così poi andiamo a pubblicità e vi faccio vedere un'altra cosa. Prego. Sì, quello che diceva lui, aggiungo solo che la mamma ha aggiunto una bellissima frase... Insegnava anche l'amore a sua figlia. Sì, ma lei... Perché sapeva amare e insegnava come amare le cose. E poi ha aggiunto che hanno scelto quel luogo lì, adesso stasera l'ho scoperto dal papà dell'altra ragazza, tramite Facebook, andiamo a fare delle foto, hanno scelto, la prima cosa che gli ha dato la foro di Premariaco. Quindi... Sono andati lì per fare quelle foto e arrivano che c'è l'unico secondo magari che non c'è il nuvolo, c'era il sole, entrano e non hanno l'acqua. Sono tre ragazzi di quell'età lì che entrano in un posto che non conoscono, meraviglioso, non sapendo cosa c'è a nord, cosa c'è a sud e neanche dove sono. Perché intende neanche dove sono? Cosa vuol dire? Perché non sarebbero mai entrati in quella forra. Era la prima volta che ci andavano. Dopo le piogge, non sanno dove sono. Sono stati consapevoli, no, del territorio. Si trovano ingannati, quando sono a un certo punto dopo fanno alcune foto, perché poi ci stanno dentro 3 minuti, 4, 5, no? Poi a un certo punto si girano, è arrivata l'acqua, no? Ma loro non sanno cos'è sta cosa qua. Tanto che metabolizzano il tutto, è troppo tardi. Rimangono, è incredibile, lì poi nascono una serie di problematiche, di tempistiche, di cose. No, beh, la cartellonistica, adesso discutiamo magari anche di questa. Allora, Gianni, con lei anche dopo la pubblicità, ci fermiamo pochissimi istanti. Poi, come anticipato, vorrei farvi vedere questo video inedito che noi oggi abbiamo trasmesso ed è particolarmente... utile anche a raccontare quei disperati momenti, perché c'è il tentativo del Vigile del Fuoco, che ci ha citato ancora una volta questa sera il sindaco De Sabata, invece di lanciare una fune bastava scendere imbragati, prendere i ragazzi dall'alto con un elicottero. Manca l'ultima parola. E cioè? L'elicottero. E quale elicottero? Ma non importa quale. Quello non c'è dubbio. Pochi istanti di pubblicità, a tra poco. Quel maledetto venerdì 31 maggio ha sconvolto tutta la comunità e ha devastato 3 famiglie, 2 che hanno riavuto dal fiume Natisone il corpo senza vita delle loro figlie e una che invece aspetta ancora in preda all'angoscia quel momento che strappa il cuore dell'abbraccio tra i ragazzi circondati dal Natisone che con impeto cerca di spingerli via. Scandagliando il web, anche grazie alle vostre segnalazioni, siamo in grado di proporre un video da un'angolazione inedita che ci permette di approfondire quanto accaduto in quei momenti concitati. Rispetto al video che è diventato immediatamente virale su tutti i cellulari, in questa angolazione pubblicata dal portale francese Express Français possiamo vedere qualcosa di più. Innanzitutto si evince come il video sia realizzato successivamente, nell'arco di tempo che gli inquirenti pare abbiano stimato in 5 minuti di intervento della prima squadra di soccorso. Lo si capisce dal fatto che ci sia una sfera di sole rispetto al precedente, ma anche e soprattutto che ci sia il primo intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Non so se erano 3 o 4, non so. Però avevano 2 imbarcazioni, un canotto giallo, era dove impare un'altra barca dietro. Stavano buttando dentro per operare fuori soccorso. E naturalmente uno di loro si è buttato dentro, ma ha avuto il cavolo a tornare indietro. Un legato mi sembra, però ha avuto lavoro a tornare indietro. Credimi, era brutto da vedere. Brutto, veramente. Non è facile.
Come si vede dal video, proprio un vigile del fuoco che chi conosce descrive come robusto, alto 1,90 m, si tuffa con il caschetto giallo e legato con una corda per cercare di raggiungere a nuoto i ragazzi. Il perché si debba andare a nuoto ve lo abbiamo spiegato con il letto del fiume vuoto nella giornata di sabato, dal momento che tra l'isolotto e la riva c'è un gran dislivello di profondità. Guardate qui, qui c'è un dislivello abbastanza elevato, parliamo di diversi metri, per cui una volta l'acqua raggiunto questo punto e riempito questo punto è diventato impossibile per loro raggiungere dall'altra parte la sponda del fiume Natisone e mettersi in salvo. Il vigile del fuoco non riesce, nonostante la vigoria fisica, ad avere la meglio della fortissima corrente, tanto da fermarsi per forza di cose, nemmeno a metà strada, per non rischiare la sua di vita tra la riva e la colonna umana formata dai ragazzi, aggrappati strenuamente alla loro vita. Da terra la prima squadra di soccorso ha poi cercato di fornire delle corde, come poi successo dall'alto del ponte romano, quando la situazione era già forse degenerata. Quando si è sgretolata la colonna che avevano fatto loro, il ragazzo è praticamente si è lasciato andare, ha visto le funi, tentava di beccare le funi, è passato a intanto. La seconda ragazza uguale, ma l'altra andava verso di là, sì. E le fronde, si vedevano le fronde dall'acqua, ha detto forse quella arriva là, si becca e si trattiene là e va tutto bene. Invece si è girata e poi la corrente l'ha tirata anche lei. I ragazzi, stretti l'un l'altro, hanno provato a resistere fino all'arrivo delle ulteriori squadre di soccorso, ma farlo con un livello d'acqua così alto, con il fondale scivoloso e presumibilmente anche con i colpi ripetuti alle gambe da parte di sassi e altro materiale dal fondale del Natisone, si sono arresi sciogliendo la colonna umana, come si vede nel video inedito che proponiamo, il momento in cui la forza della natura e la violenza dell'acqua ha la meglio su di loro e una volta persa l'occasione per nulla semplice di aggrapparsi alle corde tese dal ponte, per i ragazzi poi non c'è stato nulla da fare, con Patrizia e Bianca restituite dal fiume e Christian che viene ancora ricercato giorno e notte. Spero che questa tragedia faccia capire che in una situazione così grave la burocrazia o la lungaggine decisionale per una collaborazione fra enti debba, immagino, essere saltata, no? Ci sono tantissime sms, grazie, anche belle testimonianze di vicinanza e non solo. Qualcuno suggeriva insegniamo nella scuola, no? Visto che ci sono purtroppo ripetute emergenze idrogeologiche nel nostro paese, no? Anche insegnare come cavarsi. Alberto, volevi aggiungere qualcosa? Poi sì, perché avevo sentito anche il sindaco che stava parlando del fratello. Sì, non fratello so se, di Christian. Sì, fratello sì. Di Christian, non so se diciamo, è il destino, ma qualche mese fa, a dicembre, il fratello di Christian è diventato papà e ha un figlio che ha battezzato proprio 2 settimane fa. E al battesimo ci sono stati anche Christian e Bianca, cioè 2 settimane fa. Magari il dolore è ancora più forte. Certo. E famiglia che ha lasciato in Romania, giusto? Perché lui vive ancora in Romania, no? Radu? Lui vive in Austria. Dove? In Austria. Però il battesimo era, l'hanno fatto in Romania. Va bene, Gianni, volevo coinvolgere anche lei, Marcuzzi appunto è subesperto, avete le immagini, credo girate proprio da lei, o, no? Non è mai capitato di immergersi in una condizione di questo tipo, ecco, suppongo, lei che lo conosce, anche lei che lo conosce molto bene, cosa sente di dire, che tipo di fiume è? Ma innanzitutto bisogna sempre fare riferimento a quelli che sono i livelli di portata, in genere si guarda l'idrometro di Pulfero, diciamo fino a 40 centimetri va bene, oltre 42-43 poi è meglio lasciar stare perché è troppa corrente, è troppa fatica. Però non so cosa fossero l'altro giorno, cioè il tema è anche sono stati quanto è piovuto anche, sì, no? Perché poi quello 2 metri d'acqua, vuol dire ecco, una roba incredibile. Qui cos'è? Ci descrive un po'? E questi siamo all'interno della prima gola. E qui sono immagini sul fondo, queste invece sono riprese verso l'alto, sono, la gola è profonda 16 metri in quel punto lì, sul fondo è larga 80 cm, poi ha diciamo, una sezione variabile, all'inizio è un po' più larga, poi ristringe. Poi c'è un gradino, si sale, si ridiscende e c'è un'altra gola e poi c'è un'altra terza in fondo. E il momento più bello per fare riprese, anche l'immersione, bisogna che il sole diciamo, stia un po' in alto, no? Certo. In un certo orario, no? Perché fuori da quell'orario lì che è un campo, diciamo... Così illumina, diciamo, fino in fondo. Esatto, ci sono questi riflessi, queste luci che sono molto
e se poi l'acqua è anche trasparente, sono queste sono delle bolle d'aria che si attaccano alle pareti. In genere, bolle d'aria che si attaccano alle pareti? Sì, sì, sì. Quello che si respira sale, e dipende dalla conformazione, si ferma e resta questa bolla. C'è una piccola ripresa che avevo fatto dove si vedevano i pesciolini che ci nuotavano dentro anche. Ci sono dei momenti veramente caratteristici. Cioè un fiume nella, in qualche maniera unico? Anche nella sua fascia, una bellezza. Sì, io ci vengo abbastanza di frequente. Tante volte invece di andare per esempio a Trieste o Croazia si preferisce, si va con amici, non si va mai da soli in questo. Mai da soli? No. Preferisce fare quell'immersione lì perché dà delle cose veramente che sono uniche in giro, che non si trovano. C'è un'immersione così in un fiume da noi, non so dove si può vedere, dove si può fare. Io frequento anche altri torrenti, fiumi. Senta Gianni, guardando quelle immagini e purtroppo quello che abbiamo raccontato in tutti questi giorni, lei che cosa si sente di dire? Ma è una cosa veramente troppo grande, non saprei, cioè si resta un po' senza fiato, senza parole di fronte a queste cose, cioè, non dovrebbero succedere. Poi persone così giovani, cioè, la vita di fronte, si commuove. Come diceva, sì. Sono più giovani di me, tre. Si resta così, un po' sbalorditi che non si possa fare qualcosa prima. C'è un insegnamento, sì, guardare l'idrometro che lei ha detto prima, sì. Poi cos'altro si potrebbe fare per fare informazione, per farlo il più possibile? C'è anche un altro fatto, no? Che quello sbarramento fatto davanti, quando c'è poca portata, addensa l'acqua lì, no? Rallenta tutto, è un'acqua più densa, no? Poco ossigeno anche, no? Ecco, in quelle condizioni lì è meglio non entrare, secondo me. Poi si vede anche dal fondo che non è più una sabbia chiara, no? Prende un colore marrone perché si deposita sul fondo, no? L'effetto di questo arco di pietra davanti produce questi effetti qua. Bisogna che ci sia un po' di corrente per entrare perché è molto più viva, molto più bella l'acqua. Omar, vuoi aggiungere qualcosa tu? Non c'è ancora mistero chi ha fatto la foto ai ragazzi mentre erano alla ghiaia, sembrava tutto tranquillo, perché e chi riprendeva? Beh, insomma, questo l'abbiamo detto un po', no? Più formule, poi può essere dirimente o meno, sappiamo che più persone hanno chiamato i soccorsi, compreso l'autista dello scuolabus. Abbiamo anche sentito che abbiamo intervistato. Non so se più persone, due persone. Sicuramente l'autista dello scuolabus, sì, ovviamente Patrizia. Perché ieri il procuratore aveva detto che sono state sei chiamate, quattro fatte da Patrizia e ancora due. Allora sì, l'autista fatto... è un altro. E scusi sindaco, anche quello che diceva via SMS, c'è una TV nazionale, non so chi, che dice che ancora che Cristian ha provato a nuotare, sì, a lontanare. Sì, sì, è vero. Lui ci ha provato. Forse. Ci ha provato a nuotare e magari è stato troppo. Si è reso conto che è troppo difficile ed è tornato. Sì. Perché il problema è che si sono trovati proprio. Ne parlavo a telecamere spente anche con il signor Marcuzzi. E come ho già detto prima, si trovavano purtroppo nel posto sbagliato, al momento sbagliato, perché lì sono stati tratti in inganno dal fatto che, come abbiamo visto anche con Francesco Pezzella, direttamente. Si è riuscito a fissarci quel momento. Ecco, direttamente sul posto. Ma anche l'inquadratura che abbiamo fatto più volte anche dal Ponte Romano, c'è questa pendenza che ti sembra da una parte di salvataggio, diciamo così, però all'improvviso c'è la discesa che praticamente quindi i ragazzi sono stati. Quindi se perdi il contatto con la ghiaia, il ghiaione finisce sotto, e ti trovi 10 metri di dislivello, no? Loro purtroppo si sono trovati nel posto sbagliato nel momento, cioè c'è stata tutta una sorta di concause che hanno purtroppo creato questa tragedia. Questo anche per tutti quelli che commentando la vicenda dicono come mai non hanno potuto raggiungere la riva che era così prossima, così vicina, questa è la spiegazione. Riesci a fissarlo? Scusami Nicola. Ecco, vai. Bloccalo pure. Allora, grazie a Manuel Serci e Alessandro Fiermonte. Questo secondo me è molto significativo, adesso addirittura sembra meno, ma in realtà lì si sprofonda e quindi è quella prima parte che credo citasse lei sindaco all'inizio, di acqua che arriva, che citava adesso Gianni Marcuzzi, che quindi comincia a diventare torbida, è già un segnale, cioè dal centro di quell'isolotto poi spostarsi lì, quindi per dover nuotare anche per quei pochi metri, quindi si sprofonda, insomma, non è una cosa semplice.
No, è possibile, più che non semplice, no? No, ma soprattutto, se mi permetti, il ferma immagine parla chiaro. Vedete che c'è, verso, laggiù in fondo c'è il ponte romano, c'è il primo arco del ponte romano. Sì, ecco, esatto. In fondo, dietro il collega Pezzella, vedete che c'è il primo arco del ponte romano. Se guardate bene, diciamo, il sedime portato nel tempo dal fiume, questo grosso ghiaione, tende ad andare, diciamo, verso l'alto. E questo probabilmente ha tratto in inganno i ragazzi, pensando di andare là, stando sicuri. Invece è proprio il punto in cui cominciano i gorghi, dove comincia tutto il discorso, esatto, legato al trascinamento. E lì a naso ci saranno almeno 10 metri, no? di poco più avanti, no? Rispetto a questa immagine. Salto sotto la fora, sì, ho una serie di foto. Io lunedì sono uscito perché avevo un problema che si vede ancora, insomma, un intervento, però non ce la facevo resistere perché volevo andare a rivedermi, perché ero convinto che c'era un problema su quel taglio che c'è a sinistra. Sono rimasto zitto, ve lo dico a voi. Cioè, è un problema in che senso? Ve lo dico per la prima volta a voi. Quel cucuzzolo dove stanno loro, l'abbiamo chiesto 2 anni fa di toglierlo da lì, perché lui mi insegna che fa il sub. In Attisone, quando fa le piene, ve l'ho detto prima, porta giù tonnellate, migliaia di tonnellate di detriti. Detriti che sono legno. Sì, che poi possono trovare tante cose, alberi, pezzi di ferro, si trovano, certo, tante cose. Porta giù un mare di cose, porta giù molta ghiaia. Esatto. Quindi il fiume, la caratteristica bella della Tisona è questa, che tu ogni anno, da piccoli, noi andavamo a fare il bagno quest'anno lì, ti tuffavi, l'anno dopo ti tuffavi da un'altra parte perché non c'era più l'acqua, oppure c'erano 40 centimetri. Non era una magia, era semplicemente che durante l'inverno con le piene c'è questo rotolamento, fa un effetto torrente, no? Quindi porta delle pietre. Ora, da quando, non un bambino io, ma forse quando era bambino lui, lì si è costruita una civiltà, le case civiliari non è che l'hanno fatto con una fabbrica di mattoni, è costruita di sassi. Lì la gente portava fuori sabbia, sassi, ha sempre lavorato. Andrebbe regimentato questo benedetto fiume. 2 anni una fa di io. Quelle cose per cui oggi si finisce in galera, no? Andrebbe fatta. Io ho una foto su quel cucuzzolo con dei funzionari regionali di 2 anni fa, ovviamente. PEG certificato e tutto, dove chiedo di portare via quella ghiaia lì. Perché sotto la fora ci si insegna, e se lui è un sub lo sa, c'erano 18 metri d'acqua, poi siamo passati a 16, 15, 14, ora siamo a 6 metri. Quella ghiaia che si stava dicendo adesso, che ha ingannato i ragazzi perché è in salita che poi scende, quella lì ogni volta non è quella, a ogni piena c'è un'altra ghiaia. I sassi che sono lì non sono più quelli, quelli vengono, vanno a valle. Da monte arriva un mare di. La forra che noi abbiamo, quella bellissima stretta, cambia conformazione ogni volta. Noi che se ne andava quella volta a pesca sotto i massi, l'anno dopo non trovavi più il buco, non c'erano più i pesci. C'erano delle gallerie dove andavi sotto e uscivi sotto la galleria e respiravi. E ti nascondevi dagli amici quando si giocava da piccoli. Questo è l'Antisone. L'anno dopo non c'era più, o addirittura la pioggia dopo non c'era più. Si giocava anche con l'acqua limosa, perché con l'acqua marrone, permettimi una battuta, c'è. Qualcuno pensa che sia qualcuno a San Pietro che la dipinge. Il marrone è tutto limo, sono tonnellate di materiale quello lì, perché l'Antisone è limpido. Se è marrone, magari qualcuno che scrive sui social che non sa cosa fare nella vita, si chieda perché marrone, perché c'è una montagna di materiale che scende. Allora ogni tanto andrebbe regimentato. Quando il fiume decide, perché fa quello che vuole, quel costone che si vede in uscita, l'anno scorso 4 ragazzi di Remanzacco, non dicevo di fare una dedica all'amorosa, hanno fatto un cuore meraviglioso, li abbiamo beccati, abbiamo chiamato i vigili, poi li abbiamo perdonati e l'hanno cancellato. Quello non era mai uscito, che è la fine della rosta. Però l'acqua fa il suo lavoro, se trova ghiaia va a sinistra o va a destra, il fiume corre sempre in destra, ma quando arriva la prima piena che riempie il bacino, a un certo punto lui scende e va nel piano. In questo momento qua il piano è talmente alto che va a destra. Quindi e ha scavato. Essere andato a sinistra, sì, che ha scavato, no, che doveva preoccupare. Quel canale lì è una novità. Questo qui, esatto, sì, questo. No? Fra 2 mesi probabilmente non c'è più. Le prossime 2 piene, quello non ci sarà più e sarà d'altra parte. Ora, non si comanda il Natisone, non è che domani mattina arriva un ingegnere idraulico e dice facciamo la piscina, la spiaggia, regimentiamo le ghiaie, ma gli va data una mano, insomma, se vuoi avere un lavoro costante, sì, è un che lavoro poi costante. È prevalentemente qui.
tanto lui porta, tanto tu gli togli un po' di roba, no? Perché sennò poi diventa un pianoro sotto il ponte di Orsaria, che poi sono anche delle immagini lì. Una volta lì noi facevamo il bagno, che c'era un metro e mezzo di acqua, e da piccoli, quando hai 6-7 anni, perché questa è un'età che si va al natisone per noi del luogo, ti tuffavi sotto il pilone perché era un metro d'acqua. Adesso non puoi tuffarti perché non ti bagni neanche il ginocchio, perché il natisone è diventato 30 metri o 20 metri, dove vedi i motoscafi che stanno risalendo, no? il primo step che arrivano i soccorritori, è tutto piatto con tutti gli alberi che stanno cadendo. Il grosso problema, un'altra cosa che vi posso raccontare, che magari anche Omar l'ha visto, i soccorsi, i cani, le persone che camminano non vanno più dentro perché sono gli alberi caduti, perché non si toccano, perché non si possono tagliare, perché non si possono lavorare. A chi tocca quel lavoro lì, sindaco? A chi toccherebbe? Io ho chiesto sul ponte di Premeriaco, dove ci sono migliaia di immagini in questo momento qua, ci sono tre pioppi straordinariamente alti e orribili, perché un pioppo non è proprio una grandissima pianta, che ho chiesto per cortesia di toglierli. Allora, già che ho chiesto tre, chiedo un lavoro e lo chiedi alla forestale, glielo chiedi alla regione, che è il proprietario del fiume, il quale ha dei vari enti, se parli di pesca è una cosa, se parli di forestale è un'altra. La forestale ti dice, ok, facciamo un progetto, io devo togliere 400 cubi di legname sotto il ponte di Orsaria, a breve, a settembre. Lo farò dopo 14 mesi dalla domanda all'ok, certo, dopo che l'azienda che ha vinto il bando pagherà un obolo alla regione, dove ci sono 50 pagine di PDF che indicano esattamente quali piante tagliare. I forestali sono già arrivati, hanno messo dei bollini sulle piante e ti impongono, se trovi le palme le tagli perché è una pianta infestante, se trovi un altro tipo di pianta che non ricordo il nome, che è in latino, devi tagliarla, non puoi toccare nessun'altra pianta. Ovviamente da marzo a settembre non si toccano le piante perché gli uccellini fanno i nidi. Mm-hmm. Sì, certo. Questa è l'Italia. La ghiaia invece mi hanno detto... niente, non mi ha risposto. Sghiaiare, poi ne parliamo anche con il professore nell'ultima parte. Allora, mi fate vedere, ragazzi, il servizio di apertura indagine contro ignoti. Quando è pronto lo vediamo, insomma, il procuratore lì. Omar, volevi aggiungere qualcosa che ti avevamo interrotto? No, anche diciamo che situazione... quello che abbiamo spiegato un po' com'era la situazione in cui i ragazzi si sono trovati al momento dell'arrivo di questa, ripetiamo, non ondata di piena, ma causata dalle forti piogge in corso in quella mattinata, perché tra l'altro noi eravamo proprio fuori in servizio con una straordinaria da Lignano, e mentre io andavo giù in autostrada dietro di noi vedevamo, e mi arrivavano tra l'altro anche i video attraverso Telegram eccetera, di allagamenti tipo Cormons, per fare un esempio, nel giro di 10 minuti è andata sott'acqua, cioè tanto per capire come queste, quelle che noi chiamiamo volgarmente bombe d'acqua, che sono, non sono altro che dei violenti nubifragi, ecco, provocano anche questo, insomma, cioè non è né colpa né di Tizio né di Caio di Sempronio, d'accordo, però succede, e succede sempre di più. Questo è un tema che riemergerà adesso, comunque, no? Quello che sollevava il sindaco, fra un po' di tempo parleremo, che ne so, di una piena del Tagliamento, e ci saranno dinamiche simili, immagino, no? Perché poi riemergono ciclicamente. Il Tagliamento, guardate, aspetta, diverso. Bisogna mettere i sensori a livello del livello a monte del ponte romano, collegati a un segnale acustico di pericolo di evacuazione, no? Cioè, come dire, suona una sirena. Scusami Alberta, prego. No, dicevo che anch'io ho chiesto del Tagliamento, mi hanno detto i vigili del fuoco che Natisone è molto più pericoloso rispetto al Tagliamento. Se magari lei può confermare. È un'area molto ampia. Esatto. Mm-hmm. Quello che fa incredibile è che quell'acqua che è scesa venerdì è semplicemente un'acqua che scende dopo le piogge, non è una piena, non è un torrente, non scende nulla di che. Ha preso velocità in sinistra per colpa di quel canale, perché sennò i ragazzi, esatto, vedono l'acqua che cambia colore, perché da verde passa a marrone in poco tempo perché sta scendendo dalla montagna l'acqua. Ma noi siamo abituati a questa cosa qua. Quindi questa non era una piena, questo non è un torrente che ti giri e c'è una montagna d'acqua che ti sta portando via. Nello stesso momento, non voglio dire, però mi risulta che sull'Isonzo è morto uno col kayak. Nel territorio sloveno. E a qualcuno gli si chiede, ma davvero tu vai in quel momento sull'Isonzo, no? Questi, i ragazzi qua non hanno fatto quello del kayak, questi non sono ragazzi che sono andati con l'infradito sul Monte Bianco a sciare, questi ragazzi qua sono andati in un posto meraviglioso a fare due foto e a un certo punto si trovano in imbarazzo con questa acqua in destra, perdono un minuto di tempo e poi tutto il resto lo conosciamo. Non è un'imprudenza. Allora, la vera piena quanto arriva dal ponte? Ma scherzate. Tu con la vera piena, tanto la sai che sta arrivando.
perché pioverà da 2-3 giorni. Sì. Deve incessantemente. 2-3 giorni quando piove, su a nord di Cividale, piove, brutto tempo, tendenzialmente d'inverno. Io ho delle foto, magari se poi ve le giro, oppure le trovate anche in rete. Ma se abbiamo parlato di 250 metri cubi al secondo venerdì, la vera piena ne avrà 600-700. Proprio un flash, Nicola parlava della vera piena. Io ti posso dire per testimonianza oculare, era l'ottobre del 1990, io ero a scuola Cividale alle superiori. La nostra corriera fu l'ultima corriera a passare, poi il ponte romano fu chiuso perché l'acqua già superava, era già oltre il limite. Ecco, cioè io ho visto le vere piene del Natisone, l'ho anche documentata poi a livello chiaramente professionale. Non era nulla rispetto quello che abbiamo visto venerdì, era assolutamente il nulla, tra parentesi. Brutto da dire, se quel canale del Natisone non l'aveva scavato per i fatti suoi, era un pianoro, l'acqua va in destra. I ragazzi se ne vanno. I ragazzi, scusatemi ancora per capire e spiegare a casa, dovevano scappare da quel canale che abbiamo fatto vedere da Pezzelli, cioè... Dove sono entrati? In sinistra, dico bene? Guardando la forra in destra, oppure guardando il ponte romano in sinistra, dovevano uscire da dove sono entrati. Esatto. Semplicemente da lì. E sentiamo il procuratore, così poi apriamo anche questo capitolo un po'. Non troviamo di certo una soluzione noi questa sera, no? Vediamo. La procura di Udine ha aperto un'indagine per omicidio colposo verso ignoti. Questo è quanto annunciato al comando dei carabinieri di Udine dal procuratore Massimo Lia, che ha nel suo preambolo chiarito due punti, ovvero come questo sia un atto che nasce da solo, dovuto, anche doveroso, senza richieste esterne, per chiarire come siano andate le cose, se fosse stato possibile fare qualcosa di più o farla meglio. E poi che non si può ancora entrare nel merito perché siamo alle fasi iniziali, embrionali, dell'indagine sulle quali vige anche il segreto professionale. Con il coordinamento continuo del ministro Musumeci, la procura di Udine è partita dai tabulati telefonici per risalire a cosa è successo intorno alle 13:30 di quel maledetto venerdì 31 maggio. Per ora, lo ripetiamo, si cerca soltanto se c'è stato qualche comportamento omissivo e non si vuole cercare colpevoli, ma semplicemente rendere verità e giustizia alle famiglie, che per ora restano però soltanto strette nel loro dolore. Reso noto anche l'esito delle autopsie che indicano una morte dovuta ad asfissia da annegamento e traumatismi vari. Fascicolo non è più un fascicolo di tipo informativo, quindi un atti relativi senza ipotesi di reato e senza indagati, ma si è ritenuto, per svolgere tutti gli accertamenti del caso, di ipotizzare ovviamente il reato di omicidio colposo. Non entrare nel merito significa anche non poter rispondere delle primissime operazioni messe in campo e soprattutto della scelta, giusta o meno, di far partire l'elisoccorso con l'elicottero Drago dall'aeroporto di Venezia a 120 km di distanza e non quello di stanza a Campo Formido a 8 km dal luogo del misfatto, che non a caso è partito dopo il Drago e che è anche arrivato prima. Esiste la tragica fatalità, parole di Massimo Lia, e questo è assolutamente è vero. Quello che è emerso dalla conferenza stampa del procuratore, preso d'assedio dalle domande dei cronisti, è che la prima telefonata è stata di Patrizia Cormos, che alle 13:29 ha contattato per la prima volta il numero unico di emergenza 112 per lanciare l'allarme. Grossolanamente, ha detto Lia, la situazione del Natisone è degenerata nel giro di 30 minuti, mentre da quella chiamata sono stati circa 25 minuti che la prima squadra di soccorso ci ha messo ad arrivare sul ponte romano. Le telefonate partite dal cellulare di Patrizia, quello poi ritrovato sabato nel Natisone, sono state 4, di cui l'ultima senza risposta. Anche qui non si capisce se perché non ricevuta o per problemi di linea. Allo stato ci risultano 4 telefonate dalla ragazza, di cui una persa senza nessun contatto. Insomma. Allo stato ci risulta con certezza una chiamata da parte di un privato al comandante della locale stazione dei carabinieri. Si parlava di tante telefonate anche dei passanti preoccupati e invece solo una è arrivata al 112 da parte dei cittadini non coinvolti. Il resto è storia, l'abbraccio, i ragazzi che non riescono a venire messi in salvo prima del ritrovamento delle salme di Patrizia e Bianca. Ciò che emerge è che allo stato attuale non ci sono elementi specifici che indichino un ritardo nei soccorsi, ma siamo alle fasi iniziali delle indagini e ulteriori aggiornamenti verranno diramati dalle forze dell'ordine, che si sono dette anche pronte a intervenire sul meccanismo dei divieti e della cartellonistica. Insomma, verrà fatto tutto il possibile per accertare la verità di quanto accaduto senza mai mettere in dubbio l'impagabile sforzo fatto dai vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e tutti coloro che stanno partecipando tuttora alle ricerche.
capisco di a che titolo si possa parlare di riflessioni politiche su questa vicenda. Io non mi permetto di commentare il procuratore, che, del quale ho letto alcune dichiarazioni, mi pare molto equilibrate. Le informazioni che io ho dicono che nel momento in cui c'è stata la prima chiamata, questa chiamata ha avuto un trasferimento secondo il protocollo. Questa non aveva una caratteristica sanitaria, aveva una caratteristica di misura tecnica urgente, e la chiamata è stata girata per competenza dei vigili del fuoco, e da lì è partito il sistema dei soccorsi. L'attivazione dell'elicottero sanitario è avvenuto soltanto dopo, ma perché in quel momento quella chiamata rispondeva a caratteristiche di chiamata sanitaria. Non è che possiamo inventarci o scaricare le colpe sugli operatori, i quali fanno il loro lavoro seguendo il protocollo e per quelle che sono le informazioni in mio possesso, ma non mi permetto di entrare dentro una vicenda sulla quale sta legittimamente indagando la magistratura, è che gli operatori hanno fatto il loro lavoro nella correttezza delle attività. Mi pare che la politica non c'entri più niente. Allora, l'aspetto politico non ci interessa tantomeno, insomma, no, in questa serata. Dice Riccardi, avete sentito il procuratore prima, poi noi con i colleghi di Trieste abbiamo intercettato Riccardi nel pomeriggio subito dopo la conferenza stampa del procuratore Lia, no? Con tutti gli aspetti da chiarire, che saranno chiariti, su cui non è voluto intervenire il procuratore, no, perché Nicola poi ovviamente c'è un'indagine da fare. Ovvio. E si è limitato a quello che era da dire in quell'occasione lì, insomma, di più, no? Non aveva senso. Quindi, dice, è partita una chiamata che non era di soccorso sanitario, ma tecnico, e quindi vigile del fuoco. Ora abbiamo ripescato, quando Emanuele Sergi e Alessandro Fiermonte ci daranno l'ok, una delle prime foto, vista meno rispetto alle altre, no, in questi giorni, che forse ci aiuta a capire anche che percorso potrebbero aver fatto i ragazzi. Chi ci dice qualcosa? Lei citava l'elicottero, no, sindaco? Sì, citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è. Sulla scena della tragedia l'elicottero non appare mai. Perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena, non c'è più il teatro. Gli elicotteri arrivano e perlustrano il natisone, no, non fanno nessuna azione di soccorso. Quindi parlare di elicotteri, lasciando a parte le polemiche, mi pare inutile. Eccola qui l'immagine. Secondo me in questa immagine qua i ragazzi non hanno ancora chiamato neanche i soccorsi. È arrivata l'acqua, loro stanno prendendo una decisione in questo momento qua. Loro sono arrivati in alto, su, sotto. Loro hanno percorso probabilmente questo tratto qua, che adesso è semisommerso. Assolutamente, giusto? Sì. E quindi poi sono arrivati qui, qui è dove diciamo c'era quel canale che ci ha mostrato Francesco Pezzella, esatto. No? Questa parte qui, dove interviene poi il vigile del fuoco a nuoto, e quindi qui potevano ritornare indietro. Loro devono fare quella stricca che si vede in chiaro, poi lassù in alto però la strada dove loro scendono è già carica d'acqua, lassù in alto, lassù, quella là, si vede quel manufatto là, quel cementizio, quello questo, lì. Adesso per chi ci segue, qua, questo. Esatto, quello lì è la spalletta della rosta. Da lì si cammina e si arriva sulla spiaggia di sabbia che è in mezzo al bosco. Lì era la via di fuga. Probabilmente stanno valutando in questo momento qua, tutti e tre stanno guardando e dicono che cosa si fa in questo momento qua. Per non bagnarci, no? Ma no, io non so cosa pensano, però questo è il momento, secondo me, che loro non hanno ancora chiamato. Poi io penso siamo alle 13:28-27, perché poi nell'arco di brevissimo. Da lì in poi decidono di non andare e a questo punto fanno due passi indietro, come diceva Omar prima. Vanno verso il punto più alto, perché tornando indietro, quindi andando verso la fora del Nadisone, si alza la ghiaia, quindi pensano di andare in salvezza, e quindi tornano indietro, fanno dei passi indietro, e a quel punto lì però vedono che l'acqua sta aumentando, a quel punto lì parte la prima chiamata, e da lì in poi io non commento più, nel senso che poi si commettono errori, varie cose. Ora, Omar, tu conosci molto bene, l'hai fatto vedere, insomma, vorrei sentirvi tutti, no, adesso, il tema dei cartelli, degli avvertimenti, campagna di informazione, la fanno le mamme, sentito, le nonne lì, no? Sì, no, ma io ho sentito però addirittura gente che aveva proposto di chiudere completamente il Natisone, nel senso mettere non transenne, ma muraglie in giro, no, cioè poi ci sarà quello che dirà che la muraglia era troppo bassa, perché comunque la scavalchi, via dicendo. Cioè, il problema è sempre quello.
quello, no? Cioè, torniamo sempre a monte, no? C'è un problema meteorologico in corso, probabilmente, ripeto, i ragazzi, come è stato più volte detto, non conoscevano esattamente la morfologia e le caratteristiche del Natisone, hanno, diciamo così, provato a fare queste foto, eccetera, e purtroppo, secondi preziosi che perdi magari nel tentativo di attraversare, perché dici ma intanto qua non succede nulla, eccetera, e purtroppo poi da lì è partito il tutto, insomma. Cioè, qui scrivono le telecamere, no? Il cartello c'era, cioè i cartelli ci sono, tutti gli ingressi del Natisone, io li conosco benissimo gli ingressi, in tutti gli ingressi del Natisone c'è un cartello che avvisa che c'è il pericolo anche di annegamento. Qualcuno sottolinea, ma non era quello di allagamento. Io dico, ogni tanto c'è gente che veramente se le inventa le cose, nel senso che veramente ne esce di tutto di più. È vero che purtroppo i social sono molto pericolosi, no? Perché Nicola lo sa bene anche lui, no? Cioè, ti arrivano di quei commenti assurdi quando magari fai un servizio X. Immaginiamoci davanti a questo, cioè c'è gente, onestamente parlando, che non sa nemmeno come si prende una pala in mano quando deve magari tappare non una buca nella strada, eccetera, che ti viene a fare commenti, che ti spiega come devi fare gli interventi. Allora, se desideri, io stavo zitto, sono un po' di giorni che sto zitto su questo argomento qua, perché ci sono le risposte, no? Però avevo piacere che qualcuno cascasse nel tranello, soprattutto alcuni avversari che non so perché in questo momento qua, perché hai anche delle persone che ti vogliono il male, no? E stanno rompendo le scatole, come si suol dire, con questi cartelli. No, allora, se volete ve lo dico in diretta, così la chiudiamo questa storia del cartello. Cioè? In tutto Natisone, perché sapete che poi c'è una burocrazia prima di mettere un cartello, no? Perché nessuno si sogna mai mattina di mettere uno specchio. Arrivi tu e lo pianti lì così il cartello. No, lo puoi fare. Anche se un incrocio è pericoloso e tu vuoi mettere uno specchio, devi chiamare la polizia municipale e dire avrai intenzione di mettere uno specchio. Lui ti risponde no, perché disturba la visuale, quando c'è a mezzogiorno c'è il sole, mi acceca l'autobus e facciamo una strage. E tutti dicono ma compro uno specchio, no? Al di là della logistica c'è la burocrazia. E vi racconto una cosa molto simpatica, molto, che sarebbe tombale, però era bello raccontarla alla fine, perché così parlavo per un'ora e mezza su sta roba qua, perché poi purtroppo faccio anche il sindaco e devo anche studiare ogni tanto queste cose qua. L'asta del Natisone avrà 600 ingressi, circa. Solo a Premariaco ne avremo una ventina. E sulla topografia regionale, l'asta del fiume Natisone non ha nessuna strada. Non c'è nessun ingresso al fiume. Definiamo ufficiale. No, non esiste. Tu i cartelli di qualsiasi tipo li metti su una strada. Non ci sono strade. Non c'è scritta nessuna strada. Quella dove voi, immagino, avrete una foto dei cartelli di Premariaco, il primo tratto è una strada privata che è stato chiesto dal mio predecessore di poter mettere il divieto d'accesso per le auto, perché qualcuno voleva andare a fare bosco con l'auto e scendeva da lì. Però la strada è privata della casa, il primo tratto. Poi non esiste la strada. E arriviamo ai cartelli. Siamo capiti tutti quanti? Non ci sono le strade. Non si mettono i cartelli a caso in mezzo al campo, quindi non si mettono cartelli. A un certo punto l'USL fa le analisi dell'acqua ogni anno, l'ARPA, e solo a stupizza l'acqua è potabile e non potabile. Balneabile. Si può fare il bagno in sintesi, dai, facciamola palpabile anche per la gente che è a casa. Tutto il resto dell'asta non si può andare a fare il bagno, quindi l'asta ti impone di mettere i cartelli comunali, no? Dove li metti i cartelli se non c'è la strada? Nel deserto del Sahara, se tu entri è caldo e morirai. Dove metto il cartello, attenzione che c'è caldo? Non abbiamo la strada. Ora, la polizia municipale dice, conosciamo il territorio, li mettiamo possibilmente dove tutti quanti parcheggiano e vanno al fiume, no? Però dovresti mettere in tutti gli accessi, diciamo, che perché sennò poi muore quello nell'accesso dove non hai messo, quindi sei da condannare come sindaco che non hai messo il cartello. Sono cartelli sanitari dove si dice, il fiume tu non puoi fare il bagno nel Natisone.
non puoi metterci neanche il piede dentro. Ma c'è sto cartello adesso? Certo che c'è. Quindi c'è. E dove l'avete messi? Sono messi nel posto dove presumibilmente la gente entra e fatalmente sono in quel posto lì. Poi c'è un secondo cartello che il Comune di Pemariacco, sempre il mio predecessore, mette quando un ragazzino di colore, un ragazzino, 10 anni aveva se non sbaglio, ma forse 10 anni fa ed era piccolo ed è morto, hanno deciso di mettere con i pittogrammi, e dico questa parola non perché la so, perché sono forbito, perché sono intelligente, ma per il semplice fatto che il pittogramma prevede che un cinese o capisca, un tedesco, un bulgaro, sa che quella roba lì sono piene, sì. Quello lì è allagamento, rischio di annegamento. Il rischio di annegamento prevede mulinelli, acqua fredda, tutta una serie di circostanze e le piene. Cosa contestano? Non ce la facciamo più, quindi c'è tutto. Cosa manca? Manca rischio piene improvvise che viene messo tendenzialmente su un torrente, che non è il Natisone, viene messo tendenzialmente su due cose, torrente oppure dove sono opere idrauliche, quindi la diga dell'Isonzo quando apre e scarica, sì, quella slovena, vasche di laminazione. Dall'altra parte quando arrivano le acque tu devi mettere il rischio di piene improvvise, torrente o lavori idraulici. La Natisone non ha né l'uno né l'altro. Mi contestano, qualche ingegnere di Facebook contesta che lì manca quel cartello, no? Lì poi puoi andarci di brutto dicendogli quindi col cartello non sarebbe successo. Però di che cosa stiamo parlando? Ora, chiudiamo la storia. Questo è il fiume della regione, non è del sindaco di Pemariacco. Però io non posso, teme che ci possa essere un provvedimento, ma qualcuno paradosso. Non ci proverà, perché la procura non è così sbadata, non è su Facebook la procura ha delle leggi e mi chiede per Maria. Viviamo nel paese in cui si schiacciano il dito nella porta della scuola, sì, è legato il sindaco. In questo caso qua se c'è la buca in strada e uno si fa male, sono dentro sicuro. Esatto. In questo caso qua non puoi mettermi dentro perché non è proprietà mia. Poi gli avvocati, no? Ma di che stiamo parlando? Di un cartello, fra l'altro io penso che si abbassi anche molto la qualità della trasmissione se parliamo di queste cose qua, schifezze, no? Perché siamo davanti. Una cosa è certa, io sto seduto tranquillo e dico avanti, procediamo anche da quell'altro lì. Ovviamente invece l'indagine aperta dal procuratore parla di cose molto ben più gravi, parla di cose molto più ben oggettive, perché ci sono orari, transporter che si aprono, si chiudono. Non si scappa, e quindi c'era un'indagine anche molto breve e serena, secondo me. Nicola, che pensi? No, che i riferimenti che sono stati fatti dal procuratore durante la conferenza stampa non erano alla figura del sindaco, ma erano a orari di chiamate, altre cose, insomma, ci siamo intesi in questo senso, quindi capisco la sua serenità, insomma, il suo mettere i puntini su lei in questo caso. Va bene, e volevo farvi sentire, se ce l'avete, ragazzi, pronto, il mix, nel senso le interviste che poi oggi abbiamo raccolto anche dopo la cerimonia per salutare Patrizia e Bianca. Abbiamo detto tante autorità, quindi quando è pronto lo vediamo. Voi che conoscete bene il fiume più di qualcuno, insomma, no? Ci avete raccontato anche fuori microfono, Omar, no? Un'idea di dove potrebbe essere, Cristian, me la sono fatta. È da capire effettivamente dov'è, perché il problema, come ha già sottolineato il sindaco, ma soprattutto anche il signor Marcuzzi, è che la morfologia del terreno in cui cambia a distanza di 100 metri, puoi passare dalla roccia con tante fore all'interno, come alla fitta vegetazione. Addirittura, se non sbaglio, correggimi sindaco, ci sono dei punti in cui quando arrivano le piene, l'abbiamo raccontato anche già nelle prime ore della diretta, quando arrivano le piene del Natisone si sentono forti boati, addirittura San Mauro di Premariaco, per dire, perché ci sono dei punti che non sono mai stati neanche esplorati, no, all'interno di queste fore. Battuta? È verissimo, infatti c'è l'istituto di Trieste, l'oceanografico, che voleva mettere dei sensori proprio sulla rosta, perché basta poco che si alzi l'acqua e a Premariacco, a 300-400 metri in centro Premariacco, vibrano le tavole. Pensate. Mentre si cena, perché c'è tutto un collegamento sotto, e questo è una tisana. Gianni? Non lo sapevo. Volevo solo dire, no, la differenza tra torrente e fiume è che il torrente ha carattere torrentizio, è chiaro che l'acqua viene quando piove, no? Quindi il cartello in questo senso non avrebbe senso.
È difficile spiegare oggi, con quella tragedia in corso, che il Natisone è un fiume calmo, lento e pacifico. Come glielo spieghi la gente, però? Non è un torrente. No, è un fiume. 5 volte all'anno è arrabbiato. Ma quelle 5 volte non ci siamo nel fiume. Alessandro, Emanuele, riuscite? Eccola qua. Cioè, questa foto è pazzesca, secondo me, no? Fa male. Fa male vedere questa foto, perché insieme al video abbiamo visto altre foto, abbiamo visto altre immagini, abbiamo visto il video inedito della giornata di oggi, grazie ai nostri telespettatori che ce l'hanno segnalato, e pensare che questa era la situazione, che poteva andare magari al massimo con un paio di scarpe da buttare via, o la preoccupazione, lo dobbiamo ricordare sempre, per Bianca che non sapeva nuotare, quindi magari gli amici hanno pensato a lei, e questo ce lo dobbiamo ricordare, imprime nella testa sempre. Questa immagine fa male pensare a quello che oggi stiamo raccontando. Ascoltiamo le voci di oggi alla Camera Ardente dopo il saluto a Patrizia e Bianca. Si può fare altro che pregare. Sì, ho portato per le due ragazze che sono in bianco, nella nostra tradizione, se non sono state sposate, è come un servizio è come un servizio che si fa veramente come le nozze. Che malgrado tutto mi fa esclamare come Giove: io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Vicinanza, commozione, ancora una volta un abbraccio complessivo che ha riunito comunità diverse nel segno del dolore per la scomparsa di Patrizia e Bianca. Una cerimonia religiosa ortodossa che però ha coinvolto anche i vertici di fede diverse, compreso l'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba. Una commistione speciale nel ricordo delle due ragazze scomparse nel fiume Natisone, ma anche nel pensiero che va a Christian con le ricerche che proseguono. Questo avvenimento che è successo venerdì e che ha colpito proprio tutti, penso, la comunità romena, ma anche italiana, anche in Romania, sono stati tutti colpiti da questa tragica situazione, anche dalla giovinezza che questi ragazzi, non vogliamo scordare che c'è ancora un ragazzo scomparso che speriamo venga trovato anche lui prima possibile. La presenza voluta, doverosa, dei primi cittadini di Udine Premariacco, Alberto Felice De Toni e Michele De Sabata, a portare sì un saluto istituzionale, ma anche a far sentire il supporto come sindaci e come persone alle famiglie devastate che vivono il dolore in maniera diversa, ma con grande forza. Sì, abbiamo istituito il lutto cittadino, abbiamo messo a mezz'asta le bandiere, oggi sono qua con la fascia tricolore a rappresentare tutta la città e tutto il Friuli che partecipa al dolore di tutta la comunità rumena, delle famiglie, e questa grande partecipazione è un segno profondo però dell'affetto che tutta la comunità friulana porta per questi giovani ragazzi. Questo è un caso che ha valicato il confine, è un caso diventato internazionale, è una tragedia internazionale diventata. Deve insegnarci qualche cosa, in un attimo ci siamo stretti anche noi in quell'abbraccio. Loro veritierono il simbolico, anche a Premariacco ho potuto trarre vantaggio, se si può dire questo, da quell'abbraccio meraviglioso. Cercheremo di non dimenticarlo in maniera anche fisica. Non lo dimenticheranno le comunità. Lei come persona, al di là che come sindaco, cosa ha provato ad abbracciare i genitori di Patrizia e Bianca? L'onore. Alberta, volevi aggiungere qualcosa, poi il direttore De Canutti se... Due cose che mi hanno colpito oggi. In primis il fatto che i genitori di Patrizia abbiano deciso anche ieri, anche oggi, di vestirsi di bianco, anche la sorella, perché hanno detto che vogliono ricordare, anche se sono in lutto, vogliono ricordare la gioia della ragazza, e per questo si sono messi i vestiti bianchi. E poi un'altra cosa, ho visto la sorella, era con tutti i suoi compagni di scuola, penso. Erano in tanti che sono venuti a stare insieme a lei. È una cosa bellissima, direi. Va bene. De Canutti, lei ha ascoltato un po' tutti anche i ragionamenti, tutto quello che si è detto, letto, quello che fa arrabbiare un po' tutti noi anche nel vedere commenti
semplicistici, diciamo così, no? Per non esagerare la definizione. Che cosa si sente di dire? Che dobbiamo metabolizzare questo dolore immenso, perché come avevo detto già all'inizio, questa è una di quelle cose che veramente ti strappano via il cuore, no? Perché non è una cosa che la puoi prevedere, non è una cosa che la puoi mettere in conto, è una tegola che ti capita fra capo e collo all'improvviso. Io ricordo guardi, quante parole inutili, ragazzi, non hanno nessuna colpa, hanno avuto a che fare con soccorsi del terzo mondo, schiuno, mi auguro che la magistratura indaghi bene sul fatto che i ragazzi non abbiano nessuna colpa, l'abbiamo detto un po' in tutte le maniere. Sicuramente no, è un po' come quando succede un terremoto, no? Noi abbiamo vissuto il terremoto di Gemona, io stavo andando, in quella sera stavo andando a Gemona, è capitato, hai visto tutto che crollava, cosa ti puoi mettere a fare? È chiaro che la nostra comunità, ripeto, la nostra comunità è una comunità molto coesa, perché i nostri ragazzi vivono praticamente 365 giorni all'anno insieme per 3 anni, la ragazza era con noi da 1 anno e mezzo, perché era il secondo anno, a metà del secondo anno, e pertanto lì ci si conosce tutti, no? È un po' come ti venisse a mancare la sorella, no? la tua figlia per gli insegnanti. Gli insegnanti sono, io ho parlato con loro non più tardi di ieri, con alcuni di loro, sono stravolti, sono veramente stravolti. Cosa vogliono fare i ragazzi per ricordarla, se vogliono fare qualcosa? Loro hanno fatto questa... Cosa, una borsa di studio, non so. Adesso stiamo lavorando anche per non fare le solite cose, certo, no, certo. Che possono non avere un senso. Ma io ho letto questi biglietti che questi ragazzi hanno dedicato e messi su questo tavolo insieme ad alcuni peluche e un grande vaso di fiori, no? Che è stata proprio questa una cosa fatta da loro, e lì si potevano trovare anche dei biglietti scritti in cinese con i ragazzi cinesi, c'erano alcuni scritti in rumeno perché c'erano questi ragazzi, ma però sicuramente la ricorderemo, come è giusto farlo, perché ripeto, lei sarebbe diventata veramente una grande esponente del mondo dell'architettura di interi, anche perché lei era veramente una fotografa di altissimo livello. Grazie, direttore. Sinan, ma in un flash, mi ha colpito all'inizio questa sera, lei quando è arrivato ha detto: questa è l'impostazione, la ricerca, 80 persone al giorno, di fatto, no? Come stiamo dicendo da diverse ore, fino a domenica. Nel senso che loro hanno dei moduli, no? Non è nulla al caso, quindi non è detto che non si continui, sì, dopo. No, ma c'è una programmazione, ecco, importante. Perfetto. Se no la mattina non sai come girarti, ci sono tantissime squadre e varie responsabilità. No, è davvero un'organizzazione, io adesso parlo posteriori alle quinte, no? È tutto molto ben fatto, tutto molto ben fatto. Va bene, Omar, Nicola, insomma, chi vuole un ultimo pensiero? Insomma, l'ultimo pensiero, ci auguriamo che Christian venga ritrovato. Chiaramente parliamo di un disperso e ci auguriamo che sia ancora in vita. Questo è l'augurio che faccio in generale. Insomma, poi sappiamo che purtroppo quando le ore passano e le speranze si assottigliano, però la speranza è sempre viva, che Christian sia ancora in vita. Roberta? Vorrei dire quello che ha detto anche il prete. Anche se i genitori dicono certo nessuno ci potrà dare le figlie, però il prete ha citato Sant'Agostino e ha detto: non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in colui che non si può perdere, in Gesù. E sono le parole che ha detto ai genitori per confortarli. Perché... Ce le ripeti? Sì, certo. Sono bellissime. Sì, infatti, non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in colui che non si può perdere, in Gesù. Nicola? No, l'ultimo pensiero è sul fatto che
dobbiamo cercare di trarre comunque qualcosa di positivo da questa vicenda, che potranno essere gli accorgimenti, come si è discusso fino adesso, più avanti, però che una comunità si sente comunità, come ha sottolineato il sindaco a più riprese, non solo qui stasera, e questo è, nel dramma della situazione, è la cosa che dà più soddisfazione, è la cosa più bella, no? Perché poi, come si diceva, pensi al mattino, tante beghe, tante cose, lo sgambetto a chi ti sta vicino, e invece Premariacco, il Friuli si sono trovati uniti, coesi in questo senso, soprattutto nei confronti di una comunità nei confronti della quale fino a non molti anni fa c'erano un po' troppi stereotipi, e credo che questo può servire di insegnamento anche per altre dinamiche, no? Perché si parla di gente, non del giallo, rosso, nero, blu, ecco. Gianni vuole dire qualcosa? No, la speranza è che non si ripetano più queste cose, la mia. Non fare qualcosa per? Voi fate insegnamento anche o no? No, io... Lezioni? Boh, sono iscritto... Di immersione? Cioè, sono in un club subacqueo, ci sono queste attività anche. Quindi insegnate, spiegate anche come immergervi. Beh, chiaro, c'è nella c'è tisola. Ancora. Va bene, io voglio ringraziarvi particolarmente anche perché è un momento delicato, tutto è ancora in corso. Domani il sindaco ricomincerà, non so che cosa. Un'ultima cosa. Senz'altro, cioè, però grazie di essere stati qua stasera con noi, di aver trovato anche la forza, lo dico a chi l'ha fatto, seguito professionalmente, a chi l'ha vissuto sulla pelle, a chi aveva visto Patrizia poche ore prima, quindi insomma grazie davvero, perché anche questo spero sia un servizio per la nostra comunità. Cosa vuole dire? Sì. Boh, io un sacco che non frequento questi studi, devo dire una cosa innanzitutto, no? Non è solo un servizio pubblico che avete fatto, avete partecipato a una cosa che poi resterà nella storia, fra virgolette, del nostro piccolo Friuli, perché questa è la nostra Vermicino. In questo momento qua Omar ha fatto un'operazione che neanche lui non lo sa, ma nel tempo sarà uno degli uomini che ha parlato 40 ore al microfono e non sapeva che cosa dire, però ce l'ha fatta. Avete fatto una trasmissione che penso seguitissima da tutti, non vi ringrazio, vi dico bravi perché avete colto l'occasione e quindi approfitto di questa... Di questo invito, di questa TV. L'occasione è a fare servizio pubblico, sindaco, no? Cioè nel senso. Sì, però ci vuole l'occhio lungo per capire che in quel momento c'è la gente che voleva. Che vuole sapere. Che non voleva morbosamente delle notizie. No. Io mi sono trovato a fare un post al giorno, come non uno ogni 20 minuti. Aspettavano delle notizie, no? Esatto. Hanno definito che io ero serio e quindi pensavano che quello che io scrivevo era la verità, quindi aspettavano la mia notizia. Voi avete fatto una cosa diversa perché siete dinamici, una televisione non può essere un posto al giorno, avete fatto un lavoro e approfitto e quindi dopo questo cappello che vi ho fatto meraviglioso approfitto per dire una cosa sola. Io amo parecchio un artista ancora in vita a Udine che è il maestro Celiberti. Quell'abbraccio finale nel fiume, stilizzato come lui sa farlo, non so perché, ma sono già serio che me lo sogno. A quest'ora qua probabilmente il maestro, visto l'età, magari sarà a dormire. Ma gli chiedo pubblicamente se ci fa un regalo, un pensiero. Perché quel abbraccio, in maniera, quindi quella famosa richiesta anche della gente che ci chiede, mi piacerebbe fare una cosa molto bella. Fatta da un artista che ama... che ha scritto e fa della tragedia dell'olocausto, ha fatto delle cose meravigliose e invita ancora, io non so perché, sto pensando a lui e penso a una statua che faccia l'icona di quell'abbraccio, non con i visi ovviamente, però io vorrei metterla nella tisonia, vorrei metterla là, che possa anche andare sott'acqua, una cosa pesante, una cosa bella, che quando andiamo a fare il bagno ricordiamo tre ragazzi. E ricordiamo anche che il Natisone deve essere rispettato in un certo modo e resterà per sempre e potrebbe anche diventare un'opera d'arte se la fa un grande maestro. Così. Guardi sindaco, io non sapevo se chiederglielo già ancora stasera, no? Troppo presto, e se parlarne perché è troppo presto, ma è da giorni che secondo me, insieme dobbiamo anche spenderci per questo tipo, definiamolo, di risultato, di nota positiva, di insegnamento, di monito, perché...
credo possa essere oggi un modo per rendere omaggio a questi tre ragazzi. Oggi, quando ho concluso sia il rito ortodosso sia quello cattolico, non si parlava di Sant'Agostino, si parlava di questo segnale che danno, loro dicono a un certo punto, la parte cattolica, no? Io rappresento tutto il mondo, non solo quello cattolico, no? Si dice in quel momento lì che sono abbracciati, loro dicono andiamo in paradiso, no? Io invece dico, siete l'emblema della comunità, del vogliamoci bene, stiamo insieme. In quel momento lì sì, ci sarà un pompiere che te l'ha detto, ma in quel momento lì, quell'abbraccio lì, è la vita. È la vita nel momento prima della morte. È incredibile quello che quell'abbraccio lì porta con sé. Ci lascerà per sempre. Voi siete stati protagonisti di un evento al pari di tanti altri media, sì. Però sono qua ed è corretto darvi anche un merito. E dare un merito a questa persona qua, che tanti anni che la conosco, che è riuscito a tenere a bada la mente e tutta la gente a casa, raccontandoci delle cose sul fiume Natisone. No, giustamente ringrazio il sindaco e ringrazio tutti i telespettatori anche che mi hanno scritto e si sono presentati addirittura di persona. Però io faccio parte di una squadra, si lavora in squadra, e il merito non è solo di Omar Costantini, ma il merito di tutta questa squadra, che ognuno di noi è stato capace di mettere in campo il proprio ruolo al momento in cui siamo stati chiamati in causa. Questo volevo sottolineare. Allora, Omar, dammi una mano, andiamo a trovare il maestro Celiberti. Sono d'accordo, facciamolo insieme. Facciamolo insieme, perché sì. questi due ragazzi, aspettiamo notizie di Cristian, questi tre ragazzi comunque meritano un omaggio, ok? E che sia anche un insegnamento, come abbiamo detto tante volte, facciamo informazione, facciamola insieme se serve, per quello che ha fatto la mamma, la nonna, per tutti coloro che vengono lungo l'asta. Grazie davvero per essere stati con noi. Dopo la pubblicità ancora parliamo di Natisone con il professore Petti, che è docente di idraulica. Cerchiamo altri modi per scoprire che caratteristica ha il Natisone. Tra poco. Come annunciato, saluto Marco Petti, docente di idraulica all'Università degli Studi di Udine. Buonasera, grazie per essere con noi. Ho letto una sua intervista a un organo di informazione nazionale in cui racconta un po', ecco, le caratteristiche del Natisone. Cosa è successo e in quanto tempo? Intanto buonasera a tutti, naturalmente telespettatori. Allora, è una importante osservazione che si deve fare è che il Natisone ha carattere torrentizio. Sì. Questo significa che non deve stupire un passaggio dagli 7-8 metri cubi al secondo di portata normale, media, ai 300 e anche più metri cubi al secondo, perché è tipico dei bacini piccoli e dei fiumi, dei corsi d'acqua che hanno origine, diciamo, montana. In particolare, il Natisone ha una superficie di circa 300 km al quadrato e quando intendiamo la superficie non è la lunghezza, no? No, la superficie, ecco, adesso lo spiego, è la superficie di bacino. Per capire cos'è un bacino, immaginate le falde di un tetto. Piove, l'acqua scorre sul tetto, viene raccolta dalla grondaia e poi viene convogliata nel canale di scolo. Il canale di scolo costituisce quella che si chiama sezione di chiusura, quindi raccoglie tutte le acque della falda. La falda costituisce il bacino. È chiaro che un bacino naturale, cioè, non è... il Natisone, scusi se ho capito bene, raccoglie le acque di 300 metri chilometri quadrati esattamente. E diventa la grondaia. Esattamente. Okay. Non è poi naturalmente proprio un tetto, perché il tetto è impermeabile, poi con, diciamo, piante, infiltrazioni e quant'altro attenua un po' il fenomeno, però è giusto per rendere l'idea di cosa sia un bacino. Ecco, il bacino, appunto, dicevo, è 300 metri quadri. La piena piove, diciamo così, la piena, il tempo di formazione di quello che noi chiamiamo il picco di piena, cioè la portata massima, in un bacino così piccolo sono circa 7 ore, quindi non è rapidissima nel formarsi, cioè, la piena. Cioè, per il passaggio completo da della piena. Da 8 al massimo valore della portata. Quindi di solito ha una portata di 8 metri cubi al secondo, può arrivare a
Nella storia lei diceva che è arrivato fino a... Allora, l'evento di cui parliamo in questione è arrivato lì a Premariacco a 300 metri cubi al secondo. Il dramma dei tre ragazzi. Certo. Però nella storia ha superato i 1000 allora, metri cubi al secondo? Esattamente. Quello che viene chiamato l'evento centenario, che è un evento che si può verificare mediamente ogni 100 anni, si è registrata una portata di piena di circa 1700 metri cubi al secondo, quindi la piena che c'è stata non è da considerarsi eccezionale. Mm. Tant'è vero che circa 5 giorni prima e anche 10 giorni prima c'erano state altre due piene. Io sono andato, mi sono portato qualche appunto, adesso io ve lo dico, mi sono preso qualche appunto per andando a vedere gli idrometri. Esattamente il 17 maggio c'è stata una piena che ha avuto un picco di 146 metri cubi al secondo. Quindi la metà di quello raggiunto l'altro giorno? Sì, come picco però, non nel momento dell'evento, perché la piena ha una fase di ascesa. E però diciamo venerdì si è arrivati a 300 a 300 però verso le 15, verso le 15 del pomeriggio siamo arrivati a quel valore. Intorno alle 13-14 la piena è passata da 133 a circa 200 metri cubi al secondo. Esattamente, quando purtroppo si è verificata la tragedia. Esattamente, esattamente. Poi c'è stata un'altra piena il 23 maggio di 176 metri cubi al secondo. E quindi paragonabile in un certo senso. Tutto questo è avvenuto in un arco di tempo abbastanza ristretto, cioè nei 15 giorni c'erano già state tre piene. Quindi per dire anche questa sono confrontabili come piene, non è da considerarsi un evento eccezionale. Però nella piena centenaria che lei ha citato si raggiunse... 1700 metri cubi al secondo. Quando avvenne? Adesso mi prende un po' alla sprovvista... Però nell'arco, cioè, si parla di piani centenari, oggettivamente dovrei andare a vedere un tempo di preparazione, saprei dirglielo, andare a vedere un attimo. Il nostro, lo dicevo anche questa sera nel corso di Ring, Omar Costantini che ha fatto una cronaca costante e straordinaria in questi giorni, ecco i cartelli poi di cui tante volte abbiamo parlato, che sembra uno scenario americano, no? Un canyon, cioè... Che fiume ha? Che caratteristiche ha? Cosa è una forra? Cioè, Una forra praticamente è un'incisione che avviene in un materiale conglomerato. È vero, c'è il tratto che va da poco prima di Cividale praticamente a Manzano che ha caratteristiche di forra, quindi diciamo il corso si è formato e ha inciso questo conglomerato che nella notte dei tempi è stato portato dal disgelo dei ghiacciai, ma stiamo parlando di tempi diciamo molto, molto lontani. Piano piano l'acqua ha inciso e quindi si è formata questa sorta di forra. E nella zona però dove è successo l'evento, lì c'è un allargamento, tant'è vero che c'è un deposito di materiale che ha formato questo, diciamo, questo isolotto di ghiaia. Lì è dove la corrente fondamentalmente rallenta. E la piena in questione ha avuto una velocità di circa 2 metri al secondo, per intendersi siamo nell'ordine dei 7 km orari, e nel momento in cui c'è stato l'evento. Al momento del picco ha raggiunto un valore di 2,6 metri al secondo, leggermente più alto, però quando si incanala nella forra questa velocità può raddoppiare. Certo. Quindi può aver raggiunto valori di 4 metri e mezzo al secondo, che sono valori molto elevati. Oltremodo, nel tratto che citavo prima, ci sono anche dei grossi massi, purtroppo, in mezzo all'alveo, e quello naturalmente accelera ulteriormente la corrente. E può causare ovviamente non solo sbandamenti, ma anche... Ma la corrente, allora, quando incontra turbolenze, mulinelli, cioè genera di tutto, è molto turbolento. Il moto. Quindi noi oggi abbiamo mostrato un video inedito questa mattina del tentativo di salvataggio da parte di un vigile del fuoco, tra l'altro corpulento, no? Quindi certo. 1,90, insomma. E abbiamo visto che non riusciva né a comandare il suo tentativo di nuotare, ma viaggiava rapidissimo anche lui e è una corrente molto forte, quella di 4 metri al secondo, se erano già diciamo in zona forra. 4 metri considerate sono per 3,6, sono 7, sono 15 km orari ed è una velocità molto alta in mare o comunque in un corso d'acqua. Eccolo qui, guardi,
vede, si vede proprio vicino alla riva, definiamo la riva, il vigile del fuoco che fa il tentativo, certo, quello a sinistra, certo. Non riesce né a nuotare, tantomeno ad avvicinarsi ai ragazzi, ma si muove rapidissimamente. È praticamente impossibile nuotare con una corrente così forte. Pensi che il tagliamento, quando va in piena, a parte che ha una portata che può arrivare, l'ultima piena in novembre è arrivata a 3.000 metri cubi, la velocità del tagliamento è un metro al secondo, cioè ben più bassa. E sto parlando naturalmente non zona Pinzano dove c'è restringimento, dove il largo ha una velocità di un metro al secondo. Qui stiamo parlando di dai 2 ai 4 metri in forra, metri al secondo di velocità. È veramente una corrente molto forte. Se riusciamo poi, puntiamo, ragazzi fatecelo vedere, l'abbiamo visto più volte stasera, quando Francesco Pezzella mostra quella sorta di dislivello, quel canale, perché lei ha fatto, anche prima che cominciassimo questa chiacchierata, una differenza tra sinistra e destra, sì, del fiume, no? Eccolo qui, ecco, guardi, come potevano avvicinarsi a una sponda se lì passava l'acqua, è fortissima, anche nei momenti in cui ancora emergeva una parte, ecco, di isolotto? Quella non so se è in sinistra. È in sinistra perché è a scendere, sinistra, sì. Ecco, sì, sarebbe stata abbastanza profonda lì. No, effettivamente sì. Sì. Cioè, nel momento in cui cominciano le acque, si incanalano lì, eccola, quella parte là, in sì, alta, che sarebbe la sinistra, sì, sì, in sinistra, sì, perché, idrometrica, no? Sì, esatto, con le spalle alla corrente, si spalle parla alla corrente destra, ti porta sinistra, verso valle. Sì, è vero. Dove è il tentativo del vigile del fuoco, per intenderci. Certo. Ecco, quindi adesso è tutto ricoperto. Probabilmente avvicinandosi alle piante, ma col senno di poi, e tenendosi, potevano resistere un po' di più, però il panico penso che abbia una sua componente. Purtroppo. Anche. Purtroppo. Credo anche io, sì, molto. Sì, effettivamente è profondo. Senta, profondo. Professore, lì abbiamo visto ancora una volta questo isolotto, il famoso tema del Premariacco Beach. Quanto è un male la ghiaia? Cioè, noi parliamo spesso dello sghiaiamento, no? Della pulizia dell'alveo. Cioè, è un tema che vale anche per il Natisone? Bisogna un attimo fare attenzione, perché... così concettualmente uno potrebbe pensare, pulendo l'alveo scorre meglio. In realtà quelle aree sono aree di laminazione, cioè di accumulo di acqua che poi viene restituita lentamente. Questo serve a evitare i fenomeni di esondazione in zone in cui il corso d'acqua si restringe. Ma se tolgo la ghiaia c'è una laminazione, sì, maggiore, cioè un serbatoio più grande lì, no? In questo caso sì. In altri casi probabilmente anche no, perché la buca può essere nuovamente riempita. Durante i fenomeni di piena si muove il materiale, certo, quindi potrebbe anche riessere nuovamente riempita. E in altri casi, cito il tagliamento perché sono 20 anni che lo sto studiando, in certe zone invece è opportuno che sia presente la vegetazione perché trattiene l'acqua ed evita che magari più a valle si possano creare dei problemi. Dipende un po' dal tipo di problema. In questo caso, essendo un corso d'acqua che ha diciamo questa velocità e comunque portate relativamente inferiori a quelle del tagliamento, uno sghiaiamento può contribuire a... dipende poi dai volumi, probabilmente non guadagniamo molto nello sghiaiare, però tendenzialmente potrebbe aiutare. Senta, tra l'altro, avendo seguito spesso fenomeni di alluvione anche nel vicino Veneto, si impara sempre qualcosa, e l'assessore alla protezione civile del Veneto ha detto: ma più o meno tutti i nostri fiumi hanno carattere torrentizio. È così anche qui? Direi di sì, anche il tagliamento ha carattere torrentizio, pur essendo molto grande, ha un carattere torrentizio. Tagliamento mediamente ha una portata di 70 metri cubi, paragonabile agli 8 del Torre, e l'ultima piena di novembre è arrivato a 3.000 metri cubi al secondo. E come piena centenaria può arrivare a 4.600 metri cubi. Perché ha un alveo anche molto più grande. È il bacino che conta, cioè il bacino di raccolta. Se ripensa un attimo a quello che dicevo prima, alle falde di un tetto più grande a parità di intensità porta più volume d'acqua, certo, perché raccoglie di più. Il bacino al tagliamento sono 2.400 km quadrati, quindi è circa contro i 300 del Natisone, quindi altri ordini di grandezza. Senta,
con quelle velocità, lei ha detto, di trasporto, si possono trasportare, veder rotolare, sentire rotolare sotto l'acqua anche dei macigni? Cioè, allora, non era una piena grandissima, probabilmente non i macigni, però l'effetto che si ha è un po' come quello, come quando si va al mare. Capitato a tutti di camminare, diciamo, nel bagno, lungo il bagnasciuga, quando arriva l'acqua scalza un po' il piede. Quindi quella sensazione di scalzamento al piede si può avvertire. Cioè il fatto che l'acqua possa scalzare ciò che si ha sotto. Poi porta di tutto, quindi se non sono macigni, definiamole così, sì, sassi di certo, ma magari rami. Questo è sicuro, ogni piena poi porta, anche se, ripeto, questa piena non era particolarmente alta. Ma c'è un'esigenza, secondo lei, di mettere in sicurezza il Natisone, oppure un tema di avvertimento, quindi cartellonistica, non so, una campagna di informazione un po' per tutti? Cioè, cosa si deve fare, se c'è qualcosa da fare? Allora, dal punto di vista tecnico, per me questa era una piena normale, però mi rendo anche conto che non tutti hanno nozioni di piena e quant'altro. Probabilmente sì, forse qualche campagna, ma guardi che questi episodi sono successi e succedono anche sul Tagliamento. Io ho letto, capita di leggere, turisti salvati, sono rimasti isolati sul Tagliamento e sono stati salvati da... È che il tasso di crescita probabilmente è inferiore a quello del Tagliamento, cioè il Tagliamento impiega 24 ore per arrivare al picco, mentre in questo caso parliamo di 6-7 ore per arrivare al picco, quindi probabilmente lì c'è più tempo per intervenire, però io ho letto spesso questo. Riguardo alla cartellonistica non saprei dirle, è chiaro che più, diciamo, si avvertono le persone e probabilmente più forse faranno attenzione, però cioè, sappiamo che le piene ci sono, se ne parla, non sono solo problemi degli altri, li abbiamo anche noi qua in Friuli, spesso. Pensi solo al Fella nel 2003 agosto, per esempio, che era venuto quel fenomeno di piena di circa 2000 metri cubi al secondo, il ramo del Fella che poi entra in Tagliamento ad Amaro. Si verificano e probabilmente il trend è anche quello ad un aumento proprio a causa delle variazioni climatiche. Stavo per arrivare a chiederle questo. Lei trend, la vede nelle statistiche? Io lo vedo, lo colgo anche nelle maree, per esempio a livello medio mare, negli ultimi 30 anni è quasi triplicato come incremento medio anno. Fino al 90 praticamente avevamo un millimetro e mezzo, adesso abbiamo 3-4 millimetri di incremento e gli organi intergovernativi dicono che se non interveniamo possono arrivare anche a 15 millimetri. Ovviamente questo per effetto di scioglimento dei ghiacci, ma la stessa cosa succede anche sui bacini, piogge, quelle che vengono chiamate, a mio avviso erroneamente, bombe d'acqua, ma sono precipitazioni intense, su bacini piccoli hanno un grande effetto. E quello della Natisone è un bacino piccolo? Un bacino piccolo, sì. Però, quindi... ripeto, non è il caso ultimo che si è verificato. No, chiaro che lei dice una però piena sono più normale a rischio, anche perché c'è un altro fattore, che è quello dell'assorbimento delle acque. A differenza delle falde di un tetto, in un bacino esistono le piante, esiste la capacità di infiltrazione, che sottrae molto alla piena, alla capacità di ruscellamento. Perché? Perché mentre, diciamo, la pioggia che cade su un terreno impermeabile acquisisce una velocità paragonabile a quella di cui stavamo parlando, il metro al secondo, in presenza di piantagioni, di piante, diciamo così, e di infiltrazione, la filtrazione restituisce l'acqua con una velocità molto più lenta. Stiamo parlando centimetri al secondo. Quindi il fatto che ci sia questa capacità di infiltrazione aiuta moltissimo le piene. Cosa succede? Che mano a mano che il terreno diventa impermeabile per una serie di motivi, non ultimo anche il fatto delle costruzioni che tendono a impermeabilizzare, a tutti, diciamo così, dispiace a volte sistemare il proprio giardino, il fango, preferiscono magari l'asfalto. Questo va totalmente a svantaggio, perché se tutto quello che piove sul bacino del Tagliamento, io dico, se il terreno fosse completamente impermeabile, il Friuli verrebbe sommerso dall'acqua.
Quindi ci sono degli estremi a cui bisogna porre molta attenzione, che è la manutenzione dei bacini. Ripiantare, perché anche le piante, sembra strano, ma con l'apparato fogliare, anche se raccolgono un millimetro, con la superficie che hanno le piante, hanno una capacità di raccolta, di laminazione, che è formidabile. Sì, evitano anche le frane, magari in alcuni luoghi. No? Aiutano perché, anche le frane, perché consolidano il terreno, ovviamente con l'apparato radicale, ma soprattutto trattengono l'acqua, perché l'origine di una frana poi è sempre l'acqua. Quando il terreno, come in questi casi, ci sono state tre piene, comincia a saturarsi, perché non smaltisce, perché è molto lento nello smaltimento, allora l'acqua comincia a correre. Senta, superficialmente. In quanto tempo è cresciuta quell'acqua lì? O meglio? Il tasso di incremento, che io ho avuto modo di fare due conti, nel periodo in questione, al di là della piena, del raggiungimento, è stato colmo, di circa 1,4 centimetri al minuto. Tasso di incremento. Quindi, che significa in mezz'ora è aumentato di mezzo metro. Però bisogna vedere il punto di partenza. Quindi cresceva 50 centimetri ogni mezz'ora. Esatto. Circa. Esatto. Un metro all'ora. Oh, esatto. E quindi prima di arrivare a quel video lì, i ragazzi sono stati... Probabilmente ha riempito i due rami senza destro rendersi e sinistro. Conto, e no, per, ripeto... Bisogna avere anche un minimo di esperienza, o perché si vive sul luogo, o perché uno ha qualche nozione anche, ecco, di quello. Grazie, professore, questo è importante. Prego. Cioè, noi stiamo vedendo quel video che ha scioccato tutti quanti noi, questi video che hanno scioccato noi in questi ultimi giorni. Nel momento in cui io so che sono su un isolotto, definiamolo così, in questa Premaria Jacobici, e comincio a vedere l'acqua dove non c'era, non devo pensare che tornerà a scendere. Devo immaginare, essere pronto a sapere che può solo peggiorare. Certamente. Dico bene? Certamente. Tornando al discorso del Torre, per esempio, il 3 maggio c'è stata un'altra piena, ma con dei livelli idrometrici ben più contenuti. Diciamo che se una persona è fortunata può vederla salire e anche ridiscendere, ma dipende dall'entità, l'entità della piena. Da quanto è piovuto nei giorni precedenti, anche, da quanto soprattutto, il... E anche l'intensità e la durata della pioggia. Esatto. Esatto. Ci possono essere piene che poi ridiscendono anche poco dopo, però non deve trarre in inganno questo. Io, secondo me, uno deve sempre pensare al peggio, cioè al fatto che possa continuare a crescere questa piena. Cosa non abbiamo detto, professore, delle cose che lei ha analizzato in questi giorni? Ma non direi tutto, compreso le velocità. Adesso, se avete delle curiosità, come volete. Perché devo dire che quello che lei ci ha raccontato è di estremo interesse, e vedere quel punto lì, eccolo qua, in cui quella velocità, ecco, lei, come ha detto, raddoppia in un attimo. Forse due volte e mezzo, lì sicuramente 4-5 metri al secondo, che è una velocità molto alta. Basta pensare, andando in bicicletta, 5 metri al secondo sono 18-20 km orari. Quindi pensare cosa può succedere anche fermandosi improvvisamente a una velocità alta. Che poi appunto... Ed è anche gestibile, sì, poi molto, sì, turbolenta anche. Esatto, e chiaramente si infila anche sotto i costoni. Esatto. Ecco, non so se è una definizione corretta, no, però... No, è corretta. Perché la roccia, vengono scavati dai secoli, però... Anche lì, per esempio, a Cividale c'è un problema di erosione e crolla poi questa roccia, perché viene erosa dalla velocità della corrente al piede. Quindi forma, scava e poi il materiale crolla, naturalmente. Quindi è molto forte come corrente. Eppure noi abbiamo vissuto un anno scorso, ultima cosa che le chiedo, con la siccità, cioè, no? Un incubo incredibile. Quest'anno abbiamo il problema opposto, cosa succede? Magari tardivo, perché sta piovendo in momenti in cui normalmente non pioveva, però sì. È facile dire variazioni climatiche, però ci sono, si colgono questi cambiamenti anche. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie. Davvero a voi. Ci ha aiutato a capirne ancora di più. Grazie a Marco Petti, che è docente di idraulica all'Università degli Studi di Udine, e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. Grazie a chi ci ha seguito, buonanotte da Ringa.